Allora, passiamo a proposta di risoluzione a firma dei consiglieri Pitrotti, Carus ed altri, decreto legge 47 del 28 marzo 2014. Chi la presenta? Consigliere Pitrotti, prego. Qual è l'articolo 58, signor Presidente? No, 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 ancora no. Questa è la legge dell'ordine dei lavori. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, la proposta, la Commissione Politiche Sociali ha recepito la proposta che era stata presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, dando la possibilità alla Commissione invece di insomma, discuterne insieme e di rivederla. È stata, diciamo, una trattazione anch'essa abbastanza lunga, perché il titolo iniziale era proprio incentrato sulle criticità dell'articolo 5 del decreto Lupi, detto piano casa, trasformato in legge, la legge numero 80 del 2014, e ha aperto, diciamo, la strada per una discussione che probabilmente, doverosamente, dovrà continuare su tutta la questione casa emergenza abitativa che coinvolge il nostro territorio. Il lavoro che è stato fatto è stato quello di partire dalle criticità dell'articolo 5 e della sua attuazione, ma di guardare, diciamo, nel complesso anche tutto il decreto, perché intanto questa è una legge, quindi per noi era assolutamente difficile sostenere che diciamo, non si poteva applicare, anche perché, come ci hanno dato conferma gli uffici, in particolare il personale dell'anagrafico, sono pervenute diverse circolari, in particolare quella del Ministero dell'Interno, che ha detto in ottemperanza a questa legge dovete agire in questo modo, quindi con una nuova modulistica, e quindi per tutti i casi a posteriori rispetto all'approvazione della legge si dovrà applicare quanto la legge prevede. In particolare l'articolo 5, ve lo cito testualmente, dice: chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nell'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti messi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. Ora, per essere chiari, in realtà poi la legge parla di misure urgenze per l'emergenza abitativa. Allora si è posta, diciamo, una questione: se si vogliono tutelare sia i privati che i pubblici, perché ci rendiamo conto che poi l'occupazione abusiva è sicuramente un qualcosa che va a mettere in difficoltà la cittadinanza tutta, quindi sia l'aspetto privato che l'aspetto pubblico, dall'altra però bisogna ricordare che l'applicazione alla un attimo solo, per cortesia, credo che per la consigliera sia difficile fare un intervento con questo chiasso, per cortesia. Prego, consigliere. Grazie. Dall'altra parte, diciamo, se si voleva mettere, diciamo, un freno a quelle occupazioni, dall'altra però è doveroso ricordare che quando si parla di emergenza abitativa e quando si vanno, diciamo, a intaccare alcuni o a applicare quelle leggi nella loro massima espressione, quindi andando a rivolgersi già ad una sacca di popolazione che si trova in una situazione di disagio abitativo, allora probabilmente invece di applicare quel decreto in tutta la sua interezza, poi magari riesco a citarvi anche gli altri provvedimenti, si va a diciamo, intaccare una fascia di popolazione che vive già un disagio sociale conclamato, manifesto. Che cosa è successo? Le dimensioni del problema della casa nella città di Roma sono allarmanti. Abbiamo avuto, attraverso una nota che è stata diffusa dall'assessorato alla casa di Roma Capitale, alcuni dati. I dati parlano di 6.000 sfratti avvenuti solo nel 2013, ed è ragionevole, dice, che arrivino ulteriori altrettante domande. È ovvio quindi che è opportuno, è necessario intervenire prontamente.
Presidente, in particolare è stata sollevata la questione dell'amorosità incolpevole, che avrete avuto modo di vedere, perché è presente anche sul sito del Comune di Roma, nell'assessorato alle politiche per le abitative, è stato previsto, così come era previsto dalla legge in realtà, il fondo che aiutava i morosi incolpevoli, che ricordo che sono quelli che si trovano in una situazione di morosità nel momento in cui sopravviene l'impossibilità a pagare il canone di locazione, e per i quali è stato appunto stanziato un fondo che va a sanare sicuramente un problema che si poteva diffondere a effetto domino su tutta la città di Roma. Che cosa succede? L'articolo 10 della suddetta legge, che si chiama, citato anche nel testo della risoluzione, edilizia residenziale sociale, prevede però delle misure che vanno a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione senza consumo di nuovo suolo, con rispetto degli standard urbanistici vigenti, specifica, e favorendo da parte dei comuni di politiche urbane mirate alla rigenerazione delle aree e dei tessuti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale. Ancora, in particolare l'articolo 3 dell'articolo 10 della citata legge dice: l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore, da concedere in locazione per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, nonché alle donne ospite di centri antiviolenza e delle case rifugio, come previsto dall'articolo 5 del decreto legge del 14 di agosto del numero 90 del 2013. Questo che per dire cosa? Che è ovvio che se si va ad applicare quella legge solo, appunto, come dicevo prima, nella sua massima espressione, quindi solo applicando l'articolo 5, si va a generare ulteriore disagio sociale su una fascia di popolazione già in condizioni di difficoltà. In particolare, per quanto riguarda il nostro municipio, non possiamo non sottolineare le criticità che sono emerse. La posso fare? Per cortesia. Questo grazie ai dati che ha fornito anche l'Agenzia dei Diritti, in realtà possiamo affermare che c'è un crescente aumento di casi di sfratti nel nostro municipio dovuti alla morosità incolpevole, ma anche alla difficile situazione economica e sociale che è presente in questo momento nel nostro paese. E pertanto risultano comunque censiti dall'Agenzia anche coloro che hanno i requisiti per usufruire appunto del decreto legge sulla morosità incolpevole, quindi da una parte si andrebbe a sanare questo problema. La condizione più problematica però, nel momento in cui si andasse ad applicare la legge anche dal punto di vista retroattivo, questo la legge non lo prevede, ma sarebbe forse, diciamo, anche ipotizzarlo non è un problema, si andrebbe ovviamente a gravare su le fasce già colpite in difficoltà economiche, che ovviamente non possono accedere all'acquisto di un immobile in secondo l'iter normale. C'è dell'altro. Nel momento in cui avvenissero dei ricongiungimenti familiari, nel momento in cui qualcuno chiedesse, quindi che il proprio minore entrasse a far parte del nucleo dei genitori, ovviamente con la nuova normativa questo bloccherebbe il riconoscimento della residenza al minore. Ora capite bene, e sanno tutti meglio di me, che la residenza è diciamo lo strumento per il quale si entra a fare richiesta per i servizi sociali. Sì, c'è un riconoscimento della piena cittadinanza, dei diritti del soggetto previsto anche dalla nostra Costituzione, per il quale privarlo vorrebbe dire far diventare diciamo soggetti come se fossero figli di nessuno. Quindi bisognerebbe fare delle osservazioni puntuali e precise, che è quello che abbiamo cercato di fare, dando anche un po' di apprezzando, diciamo, la legge nella sua completezza, però dicendo: allora, o sia l'applicate tutta,
perché poi l'altra criticità che volutamente non abbiamo inserito è quella dell'articolo 3 che si sta trattando nelle diverse sedi, quindi che è la vendita all'asta del patrimonio pubblico, che metterebbe ulteriormente in difficoltà tutti gli inquilini che non possono acquistare, oppure che si troverebbero la loro casa ad un prezzo, ovviamente con la vendita all'asta non li mette in sicurezza dentro quel diritto di prelazione previsto tra l'altro, e quindi anche da garantire anche questo dal punto di vista costituzionale. Allora, se non si applica così come è stato, come è stata scritta questa legge, questo porterebbe solo delle difficoltà, ovviamente a chi? Agli enti di prossimità, che hanno già una situazione di condizione di emergenza abitativa molto complicata, che in parte sarà sanata dalla morosità incolpevole grazie ai fondi che sono stanziati dalla Regione Lazio e recepiti dal Comune di Roma, ma che non vanno a sanare tutti gli altri casi di emergenza abitativa che sono segnalati presso gli uffici competenti. C'è dell'altro, ovviamente, bisogna mettere in campo tutte quelle azioni di politica proprio legata all'emergenza casa che aiuterebbero ad uscire da una situazione di difficoltà il cittadino che ne ha fatto richiesta. Vado direttamente al dispositivo, alla parte finale. La richiesta è quella di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione al fine di rappresentare agli organi competenti le criticità emerse nell'applicazione dell'articolo 5, in particolare per ciò che attiene l'annullamento dei contratti delle utenze e alla decadenza del diritto di residenza, che si configura come una forma di ulteriore marginalizzazione del disagio sociale ledendo i diritti della persona. In tutto questo c'è un richiamo, se volessimo farlo, anche al prefetto, tanto citato in queste ultime ore, perché poi quando è stata posta a lui la questione di bloccare gli sfratti ha recepito le direttive che pervenivano dal comune, quindi magari si potrebbe pensare che anche per casi ulteriori venga, diciamo, usata la stessa ragionevolezza. L'altro punto è accelerare il lavoro di stesura di un censimento del patrimonio immobiliare da destinare a residenza sociale e quindi proseguire, questo l'aveva già fatto, l'ha iniziato a fare, sta proseguendo la verifica dei titoli degli attuali inquilini, perché magari qualcuno sta antiqua però torna a Roma e poi c'ha la casa popolare. Redigere con urgenza gli elenchi delle famiglie da inviare al prefetto per la graduazione degli sfratti di famiglie con morosità incolpevole, che sono finalizzati ovviamente a sbloccare gli sfratti. Lo possono fare una domanda regolare, cioè appunto il tutto è recepibile anche su internet, però l'attivazione per evitare e per far accedere e facilitare l'accesso da parte di queste famiglie crediamo che sia doveroso. A favorire l'accesso al Fondo Nazionale di Sostegno per l'accesso alle case in locazione, che prevede la stessa legge 80. Richiedere tempi certi e rapidi per l'attuazione dei piani di vendita di tutti gli alloggi ancora invenduti e adottare le misure previste per l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di alloggi sociali. Credo che non andiamo, diciamo, a dare una diciamo chissà quale richiesta nonostante la legge sia approvata, però chiediamo di comprendere quali sono le difficoltà dei municipi che si trovano ovviamente già a rispondere alle numerose richieste di emergenza abitativa, quindi se realmente, come immaginiamo sia, questa legge si vuole impegnare per arginare, per mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie per condizionare e rispondere alla questione di emergenza abitativa, allora applichiamo nella sua interezza, non alle sue massime espressioni, perché metteremo ulteriormente in difficoltà numerose famiglie, e quindi usiamo la responsabilità anche di fronte a chi ovviamente è in una situazione molto disagiata e merita il nostro ascolto. Grazie. Grazie consigliera Vitrotti. Allora, apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliera Caccamo, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri.
Ritengo condivisibile il fine che si prefigge la legge 80 del 2014 e tra le altre cose quello di riordinare e arginare le occupazioni abusive di abitazioni. Comprendo anche la necessità che spinge tante persone che si trovano in condizioni di disagio abitativo a cercare in qualche modo, rimediare in qualche modo un tetto per sé e per la propria famiglia. Tutto questo succede perché gli organi pubblici che dovrebbero provvedere a tale compito sono alquanto carenti e lasciano altresì coloro che invece hanno fiducia nel pubblico in attesa perenne di ottenere un alloggio, magari stanno anche in graduatoria da diversi anni, rimangono in graduatoria per diversi anni senza riuscire mai ad ottenere l'affido di un alloggio, per cui poi la gente ridotta all'estremo della sopportazione trova i sistemi che ritiene utili per avere un tetto per la propria famiglia. Quindi la finalità di questa norma è apprezzabile, credo però che il riordino della materia debba avvenire in modo graduale e direi scientifico, perché le persone non si possono trattare come pupazzi che noi possiamo far uscire dalle case, mettere nelle case, eccetera. Da qui è nata l'idea di proporre questa risoluzione, sulla quale abbiamo lavorato in diverse sedute della Commissione Politiche Sociali, e che propone diversi passaggi che sono stati elencati dalla Presidente della Commissione stessa. L'impegno da parte nostra è stato notevole, speriamo che queste proposte vengano accolte e soprattutto che incontrino il favore dell'Aula. Grazie. Grazie a lei, consigliera Caccomo. Consigliere Matrono, la prego. Io chiedevo un attimo di sospensione perché c'è un punto che non è troppo vasto, cioè quando si parla di rappresentare agli organi competenti le criticità emerse nell'applicazione dell'articolo 5 della legge 80, in particolare per ciò che attiene all'annullamento dei contratti delle utenze, cioè che questo dovrebbe essere quasi il clou di tutto il decreto Lupi, cioè chi occupa abusivamente non c'ha diritto alle utenze. Se noi lasciamo questo qui significa che blocchiamo no quelli da adesso, pure quelli che vengono dopo, li blocchiamo sempre, cioè non li blocchiamo più né le utenze, né le residenze e niente. Pertanto sarebbe più opportuno centrare di più l'argomento. E poi faccio un esempio: se c'è una famiglia che è occupata e deve fare il ricongiungimento con il bambino e c'è questo problema, allora magari il ricongiungimento con la famiglia e con i minori può andare. Oppure se c'è qualcuno che ha occupato una casa e sono 10 anni che sta aspettando una casa in graduatoria, allora quello può essere un problema. Ma se noi mettiamo all'interno del calderone tutto quanto, significa che il decreto Lupi è come se non ci è servito a nulla, cioè continueranno le occupazioni e continuerà tutto quanto. Quindi sarebbe il caso di sospendere e focalizzare un attimo quali potrebbero essere i problemi più importanti da far sì che il decreto Lupi non c'entri, cioè li salvi. Altrimenti, se non è così, è un po' contraddittorio il tutto. Cioè, se occupiamo un palazzo, abbiamo occupato un palazzo, continuiamo a dare residenze, continuiamo a dare l'allacci della luce perché c'è l'emergenza sociale, c'è l'emergenza abitativa, però non si blocca nulla, vincerà sempre quello che riuscirà più forte, che riesce a occupare, e il poraccio che magari è occupato, che sta in attesa, rimarrà sempre in attesa. Quindi secondo me un freno bisogna metterlo, bisogna aggiustare un attimo quel punto. Apposta chiedo se 5 minuti di sospensione, se è possibile focalizzare il secondo punto o aggiustarlo. Sì. Si può fare un emendamento, sì, sarebbe bene parlarne, perché così, guardate, se voi leggete attentamente questo passaggio, io inizialmente l'avevo letto, l'avevo detto vabbè può andare, però se andate a guardare, in particolare per ciò che tiene l'annullamento dei contratti delle utenze, delle decadenze, del diritto di residenza, che si configura con una forma di ulteriore marginalizzazione, cioè significa che rimane tutto così. Perché portato così rimane tutto in questa maniera. Quindi secondo me neanche lo prendono in considerazione. Se invece noi focalizziamo alcuni punti principali, ho detto i minori, chi già sta in graduatoria, o quarte, allora
Potrebbe essere. Se firmatario, prima firmatario, presidente della commissione. Sì, non lo so, vabbè, vuole... io non ho problemi, però insomma c'è scritto anche semplicemente di dare, di rappresentare le criticità emerse, perché ho detto in premessa, forse a qualcuno gli è sfuggito, che questa è una legge e quindi probabilmente noi andremo solo a raccogliere le criticità, però al momento chiediamo, rendetevi almeno conto che è un problema se applicato nella loro massima espressione, dopodiché gli uffici stessi ci hanno detto la situazione è questa, noi possiamo semplicemente segnalare che forse la regione lo può recepire, che nell'autonomia rispetto al percorso della casa possa avere degli accorgimenti rispetto a questo, ci rendiamo conto che però in alcune situazioni che il consigliere ha citato prima di me, come quello dei ricongiungimenti familiari, ovviamente creano un problema. Allora, anche per l'accesso ai servizi sarebbe, cioè, però, scusate un attimo, se fare, allora, no, se no, è necessario sospendiamo il consiglio 5 minuti, se c'è la possibilità allora, sospendo, cioè, il consiglio 5 minuti, no. Allora riprendiamo il consiglio, invito i consiglieri a prendere posto, presidente della commissione Petrotti. Dopo ci chiarisca un po'. Quello è da fare. Allora sì, presidente, il secondo punto del dispositivo. Dopo la sospensione siamo arrivati a questa conclusione. Diventa, quanto leggo, rappresentare agli organi competenti le criticità emerse nell'applicazione dell'articolo 5 della legge numero 80/2014 e in particolare per ciò che attiene l'annullamento dei contratti delle utenze e della decadenza del diritto di residenza. Aspetta. Ai casi di ricongiungimento familiare, questa è la parte che abbiamo inserito, ai soggetti in graduatoria e a tutti i casi in cui è già conclamata la situazione di disagio sociale. Questa parte va punto, quindi la parte che si configura come una forma di ulteriore fino alla fine del periodo è cassata. Va bene. Ci porta il testo scritto. È una risoluzione. Quindi diventa ai casi di ricongiungimento. Bisogna farlo su una copia fatta bene. Vabbè, una copia. Ci aspetta. Aspetta, che tu già cancellato. Aggiungiamolo qua. Dov'è che si aggiungeva? Qua. Allora facciamo, caselliamo che si configura, lo tolgo? Sì. Che si configura, lo tolgo? Sì. No? Sì. Fino alla fine del periodo e viene una parte cassata e una parte aggiunta. Allora, questa è cassata? Sì. Eventualmente firmata da? Vabbè, metti firmatari e... Bisogna farlo meglio, non va bene qui. Ci abbiamo l'emendamento qua, dai. Adesso lo vediamo, cioè. Aggiuntivo va bene perché l'ha aggiunta, uno va bene. È soppressivo. Il testo dell'emendamento me lo scrivo qua. Allora, qui ci scrivi la parte che viene soppressa, ti do il testo, ti metti seduta lì, dice sopprimere. Tanto continuiamo la discussione. Sì, e lei compila le parti. Allora, mentre la consigliera Petrotti scrive gli emendamenti, noi continuiamo con la discussione. Ci sono altri interventi? Consigliere Cofano, prego. Grazie Presidente, ci accingiamo a votare un atto molto importante in merito a quello che è il DL 80 del 2014, che
che si prefigge comunque l'obiettivo di fronteggiare l'emergenza abitativa. In effetti le misure previste dal DL per fronteggiare l'emergenza abitativa ci sono e sono, a nostro avviso, piuttosto vaghe e future, senza investimenti pubblici e basate su una solita già vista miscela di svendita del patrimonio immobiliare pubblico. L'aspetto però importante del decreto è sostanzialmente ciò che concerne l'articolo 5, l'unica norma immediatamente operativa nel nostro ordinamento dal 28 marzo, che stabilisce, appunto, come è stato già detto in precedenza, che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento ai pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. E se si tiene conto di come notoriamente ad oggi, soprattutto nella nostra città, nei nostri territori, nei nostri quartieri, decine di migliaia di famiglie impoverite siano costrette a vivere in immobili occupati abusivamente, non può che rilevarsi un'ennesima bomba che rischia di scatenare una nuova macelleria sociale, perché di questo poi rischiamo di parlare. Per spiegare però questo segno estremo a cui siamo arrivati, bisogna un attimo ricostruire anche quello che è l'esercizio giuridico di residenza. È utile precisare infatti che l'ottenimento della residenza è un completo diritto soggettivo del cittadino che trova tutela e fondamento nei principi generali dell'ordinamento e nella nostra Costituzione. Il concetto giuridico è contenuto nell'articolo 43 anche del Codice Civile, il quale dispone: il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. In primo luogo sancisce una sorta di diritto di affermazione dell'esistenza, ovvero sia la registrazione del cittadino residente ai fini di tutte le rilevazioni statistiche, della distruzione delle risorse e dell'imputazione delle imposte, senza contare che il corretto censimento dei residenti è un aspetto anche di ordine pubblico. In secondo luogo, la residenza è precondizione dell'esercizio dei diritti politici, con particolare riferimento all'iscrizione nelle liste elettorali e la possibilità di esercitare l'elettorato passivo. Senza la residenza anche questo elemento non è possibile. Godere a pieno titolo del diritto della salute, in quanto è condizione per ottenere l'assegnazione anche del medico base, e del diritto allo studio, in quanto è condizione dell'accertamento dell'obbligo scolastico. Ed infine, la residenza legale in Italia è necessario requisito per ottenere la cittadinanza, anche ai sensi della legge 91 del 92. Infine, ogni sussidio, agevolazione, servizio presuppone la condizione oggettiva della residenza. Alla luce di queste considerazioni appare anche evidente il legame che corre tra la residenza e l'esercizio di diritto fondamentale di portata costituzionale. La residenza è legata all'esercizio dei diritti fondamentali, che è citata anche negli articoli 2 e 16 della Costituzione. Inoltre va tenuto anche conto, ed è anche questo un ulteriore aspetto essenziale, che con questo decreto, ormai legge, viene negato anche il diritto alle utenze. La Costituzione tutela tutti i diritti per il cui esercizio è funzionale la residenza sopra elencati. Insomma, con questo piano non si esce solo dalla Costituzione, ma si torna indietro ad un'Italia antica, addirittura quasi preunitaria. Va a riguardo detto come in effetti alcune norme simili siano state adottate anche in alcune giunte del nord, in Lombardia o in Veneto, per escludere i non nativi presenti sul territorio, ma tali provvedimenti sono sempre stati annullati dai rispettivi TAR, in quanto, e cito una sentenza del TAR della Lombardia, è opinione comune in giurisprudenza che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva.
quale si desume dall'articolo 43 del codice civile, e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse. Per cui è ciò infatti che discende direttamente dalla normativa nazionale pregressa. Il regolamento anagrafico stabilisce che per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune. E nella stessa direzione si pone anche una circolare del Ministero degli Interni del 95, per cui la richiesta di iscrizione anagrafica non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tale modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale, in palese violazione dell'articolo 16 della Costituzione. La circolare afferma poi che questo accertamento non implica una discrezionalità dell'amministrazione. E del resto ciò spiega anche come la residenza sia sempre stata concessa anche in alloggi di fortuna come roulotte, tende, camper o immobili senza titolo. E proprio perché la pubblica amministrazione si limita ad accertare un fatto, la dimora abituale, in questo caso, non a concedere uno status. Detto ciò, a seguito di questo decreto, le famiglie impoverite costrette a vivere in immobili occupati abusivamente, e quindi per famiglie impoverite si parla di nuclei familiari con un accertato stato di disagio, non potranno più votare, non potranno più iscrivere i figli a scuola, non potranno più accedere all'assistenza del servizio sanitario, non potranno più ottenere, se stranieri, la cittadinanza italiana. Condannati a sparire perché impoveriti, perché poveri. Oltretutto non potranno avere più l'allaccio alle utenze di acqua, luce, gas e di tutti i servizi fruibili, senza che sia prevista per essi nessuna alternativa alloggiativa, se non letteralmente trasferirsi sotto un ponte, dove, grande paradosso, continuerebbero ad avere il diritto alla residenza in base ai principi giurisprudenziali che ho citato poco fa. E ciò non solo in contrasto con la nostra Costituzione, ma anche a tutti i principi cardini dello Stato di diritto liberale, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Carta sociale dell'Unione Europea e sugli articoli 30 e 31 che promuovono l'accesso a un'abitazione di standard adeguato per prevenire e ridurre il fenomeno degli homelessness nella prospettiva della graduata eliminazione della stessa e l'accessibilità dei prezzi per coloro che non possiedono le risorse necessarie. Per cui noi oggi con questo decreto possiamo accertare che i poveri vengono espulsi dallo Stato di diritto e privati del diritto basilare all'esistenza. In nessun altro modo è definibile essere privati dell'acqua, della luce, del riscaldamento, dei diritti di elettorato, dell'assistenza medica, del diritto all'istruzione e alla cittadinanza. E questo francamente non può essere accettato. Non può essere accettato né da parte di uno Stato né da parte di un ente di prossimità che comunque si trova ad affrontare quotidianamente emergenze di questo tipo. Per cui il lavoro che è stato svolto in Commissione è stato lodevole e auspico che anche quest'Aula prosegua l'indirizzo dato. Grazie. Adesso. Grazie consigliere Cofano. Altri interventi? Consigliere Giuliano, prego. Allora Presidente, io rimango insomma ovviamente meravigliato da questo intervento che fa il collega, dove appunto si è appuntato giustamente tutta una serie di norme, leggi, circolari che ci hanno ricordato quelle che sono, no, le varie disposizioni alle quali tutti si devono ovviamente attenere. Bene, voglio dire, però io penso che dopo aver fatto questa elencazione di tutte le norme, insomma, a noi rimane sempre il problema e il nesso su cui dobbiamo poggiare la nostra discussione. Quindi quando poi si rimane da un certo punto di vista collegati solo al fatto di avere il problema come tale, quindi che rimangono alcune categorie di persone in difficoltà e non tutelate, questo non significa che comunque sia questo decreto trasformato in legge abbia cercato innanzitutto di far rispettare effettivamente una serie di regole che sono state menzionate, cioè di alcune leggi e regolamenti che sono alla base
di una convivenza civile. Che cosa voglio dire con questo? Che un conto è capire e ricordarci bene quali sono le regole, e un conto poi analizzare quello che è il problema. Perché se confondiamo e mettiamo insieme il problema con le dovute leggi, no? È ovvio che si fa un mix che non serve a nessuno, perché poi non si capisce da quale parte bisogna iniziare. Quello che invece ha un senso è dire: si parte da un concetto ovviamente di base, quindi dai dei punti fermi, per cui chi occupa in modo illegale ovviamente non ha diritto, ma non perché uno è contento di non dargli diritto, perché nei confronti di chi non lo fa e che ha lo stesso problema c'è già una discriminazione. Quindi questo lo dobbiamo capire, quindi dobbiamo tutelare chi è discriminato, no? Chi occupa per risolversi il problema, chi non ha la forza per farlo. Allora, detto questo, si parte da un concetto fondamentale per quanto mi riguarda, e quindi significa dare forza e dare rispetto a chi ovviamente non agisce in un certo modo. Poi, e quindi la prima parte del problema, che va messo, se si voglia o no, va messo dal punto di vista legale, non è che possiamo mettere delle cose scritte, no? Così tanto per scriverle. Poi invece, quando si entra nel contesto, e noi come municipio e come istituzione di prossimità ne abbiamo insomma menzione, ci troviamo ad affrontare altri tipi di problemi all'interno del, diciamo, dello stesso problema, altri elementi che comunque sono preoccupanti, e quindi quello dell'emergenza abitativa nella sua totalità. È vero pure che da qualche parte bisognava incominciare, perché comunque Roma da diverso tempo che non si avvicina a questo problema in modo dirompente e in modo preciso, perché si fanno tanti proclami e poi alla fine però la confusione rimane, perché poi quello, come si diceva prima, la Presidente della Commissione diceva, poi a noi ci torna comunque sul territorio, no? Che siamo uno spaccato della città, ci torna il problema amplificato, e quindi siamo, essendo gli ultimi utenti, o bene istituzionali, ci troviamo poi a non sapere come a poterla affrontare. Allora, grande divisione, si mettono delle regole, si mettono dei passaggi ben precisi che vengono quindi formalizzati, dopodiché si entra nel meccanismo e si dice, come abbiamo appunto anche detto, quindi la sospensione è servita a questo per focalizzare ancora meglio, non bisogna confondere alcune situazioni che sono precise, capito, di difficoltà, che poi vanno nel calderone generale. Quindi, come abbiamo detto, il ricongiungimento familiare è un elemento, quindi è apprezzabile che questo municipio si renda conto di alcune cose che vanno aggiustate. Il ricongiungimento dei figli è una cosa ovviamente che deve uscire, cioè deve essere tolta dalla legge generale. Quelli che appunto dicevamo, quindi il disagio sociale deve essere comunque attenzionato e non può andare su una non può essere compreso in una riga che taglia a metà il problema, quindi i tagli lineari, i famosi tagli lineari. Deve essere presa in considerazione quelle famiglie che stando nei casi degli enti, negli enti delle fondazioni, che non hanno avuto il rinnovo dei contratti, ok, perché comunque saranno poi messi in una ulteriore vendita o cartolarizzazione, diciamo, usiamo il termine che vogliamo. È normale che questi soggetti, che fino a tempo prima erano stati sempre considerati regolari, risultano abusivi, non occupanti, ma abusivi, perché non hanno un contratto. Questo è un problema che è totalmente diverso da chi invece ne fa, tra virgolette, una professione nell'andare a recepire, a trovare un alloggio per poter comunque, no, fare occupazione a prescindere. Perché se non riusciamo anche noi a cercare di diversificare questo quadro, è normale che la confusione regnerà sovrana. Allora, perché poi chi, i nostri concittadini, cioè chi ci segue, quel poco che ci seguono, perché poi a volte sembra che ci parliamo addosso da soli,
non abbiamo la fortuna di avere mezzi di comunicazione che hanno ben altre istituzioni, però poi non capiscono se effettivamente chi è rappresentante in questo consiglio, in questo municipio, sta lavorando o pensa di lavorare e di contribuire nel migliorare questo problema, oppure di lasciare tutto nella confusione. Noi sappiamo che non è così, no? Perché anche questa sensibilità ne è dimostrazione, però è ovvio che bisogna un attimino entrare nel meccanismo. Allora, certo che non abbiamo la capacità, non abbiamo lo strumento di fare la legge o di dare indicazioni a chi di dovere, quindi a livello nazionale la regione sicuramente arriverà ed entrerà con la sua legge sul problema dell'emergenza abitativa e quindi anche sul discorso del piano casa, prevederà delle situazioni diverse a seconda dei disagi o delle situazioni conclamate, e quindi questo potrebbe essere il momento che potrebbe raccogliere tutte le varie sfaccettature. Allora a noi che cosa ci rimane? Ci rimane solo, con questa risoluzione, un'azione politica. Però per fare questa azione politica dobbiamo essere ben attenti di toccare i punti critici, ma non di dare confusione a chi aspetta che comunque qualcuno metta mano a questo mondo che non è più controllato e che va a toccare, come si diceva, il pubblico e il privato. E non è che abbiamo un caso su Roma 2, ce ne abbiamo più di 100. Quindi questo è un discorso che comunque chi di dovere dovrà affrontare. Noi diamo il nostro contributo, chi ci ascolta, chi sentirà questo consiglio, vedrà questo consiglio, perlomeno capisce che da questo municipio si sta cercando di cambiare, come si dice, tendenza nell'entrare nel problema, non nel fare solo demagogia. Quindi questo dovrebbe essere il merito che ci dobbiamo prendere nell'aver fatto questa risoluzione e nel dire effettivamente, dire tutto e il contrario di tutto non serve a nessuno, perché continueremmo negli anni ad avere questo problema, e quindi chi di dovere dovrà mettere mano, quindi sia nella vendita e nella diciamo ai titolari, ok, di chi appunto mette le condizioni di, che ne so, di anche di prevedere di conteggiare gli affitti in pregresso pagati, perché questo sarà un discorso senza fine, se no uno non riuscirà mai a uscirne fuori da questa situazione se non si trovano delle misure, di fare una nuova edilizia dove serve, oppure di utilizzare tanti di quei immobili che sono liberi e di dare forza anche tramite le proprietà comunali, regionali, ATER, Comune di Roma, a cercare di assegnare effettivamente, a dare una smossa a questa graduatoria, che è una graduatoria che tutti sappiamo essere da lì da anni senza fine. E anche avendo presentato un nuovo schema. C'ha un minuto, consigliere Giuliano. Grazie. Però il collega nel leggerlo ce ne ha messi qualcuno di più. C'ha un minuto. Allora la prossima volta mi scrivo pure io tutto e ci metto te. No, grazie, vabbè, comunque. E quindi questo schema, anche se è stato fatto un nuovo schema di domande per gli alloggi popolari, che ha modificato sostanzialmente quello che era il vecchio, no? I famosi 10 punti solo per lo sfratto, bene, in quella direzione si evidenziano i casi diversi e problematici, però poi se non ci sono la possibilità di dare risposte, se non c'è sta appunto la materia prima a cui, no? Che sono appunto gli appartamenti e l'edilizia, per dare queste risposte, no? Allora sarebbe anche simpatico dire ok, allora facciamo un bando, no? Cerchiamo di convincere l'amministrazione comunale di fare un bando aperto ai privati, perché chi ha più di qualche proprietà possa mettere, no, a disposizione, garantito dall'amministrazione comunale, tutti quegli alloggi che hanno 2, 3, 4 che ha trovato comunque anche in eredità, di poter dire quelli che non mi servono li metto a disposizione tramite l'amministrazione comunale, che mi garantisce, e l'amministrazione poi pagherà il privato, ma l'amministrazione comunque attuerà un canone d'affitto congruo all'esigenza di chi poi ci va dentro. Questo permetterebbe di dare garanzia al privato di affittare, perché si sta verificando pure che il privato cerca di non affittare più, perché poi nel momento in cui ha bisogno di avere la proprietà diventa un problema, perché spende ulteriori soldi per avvocati e poi
c'è anche il rischio che negli ultimi 3, 4, 5, 6 mesi non gli pagano l'affitto. Quindi dice, perché io mi devo mettere in questa condizione? Ma se c'è l'amministrazione comunale che è garante di questo, lo fanno in altre città come Londra e Parigi, potrebbe essere già una grossa risposta, perché uno si sente, il privato si sente più tutelato dal fatto che lo dà l'amministrazione per 5 anni con un bando di 5 anni e può dare già una gran parte di risposta. Chiudo dicendo che ho portato questo esempio perché non c'è la panacea, cioè non c'è una situazione che può risolvere il problema, capito, di punto in bianco. La risoluzione di un problema, per evitare a chi ne fa uso demagogico di questo problema, è quello di intervenire a step, cioè se si fa un intervento si può risolvere una percentuale, poi ovviamente devi intervenire su un altro elemento e nel tempo, perché le cose si programmano nel tempo, nell'arco di 10 anni può darsi che questa situazione possa essere comunque migliorata, si possa migliorare di una grande percentuale. Certo è che mai si parte, perché l'ultimo piano casa risale agli anni 70, voglio dire, mai si parte e mai si arriva e si lascia solo... E si lascia solo, le ho concesso anche spazio, finito. Si lascia solo spazio a chi invece di questo meccanismo ne fa una attività, perché ci esistono delle persone chiamate per andare a aprire e far entrare la gente, quindi c'è un business dietro. Allora noi dobbiamo anche cercare di evitare questo, no? Nel nostro piccolo, quindi mai si inizia, mai si arriva. Questa sensibilità è positiva, bisogna però trovare degli strumenti e noi dobbiamo essere parte integrante come municipio di Roma, che Roma Capitale si doti di un programma che possa andare in questa direzione. Grazie. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Il cosiddetto decreto Lupi, poi divenuto legge, è una delle espressioni più chiare dell'alleanza Pluto-baroniaca partitica che si è concretizzata nel patto del Nazareno e che poi si manifesta culturalmente in atteggiamenti molto chiari, quali per l'appunto accorcio la prescrizione così accorcio i processi, oppure detta nella forma in cui si potrebbe manifestare, si manifesta col decreto Lupi, io direi così, la partita finisce quando sto vincendo io. Quindi mettere questa regola in maniera tale da risolvere tanti problemi, quindi per risolvere il problema di chi sta vincendo la partita finisce quando vinco io. Allora qui cosa si va a toccare? Siccome non funziona il sistema giudiziario e siccome non esistono politiche abitative, allora io tolgo i diritti agli ultimi, ok? Tolgo i diritti costituzionali e l'esigibilità dei diritti costituzionali ai bambini e dei diritti civili, dei diritti politici e quant'altro, ai bambini e alle famiglie. Questo è inaccettabile, e rientra in un quadro del disastro di questo Stato e veramente della peste italiana che da radicali stiamo cercando di denunciare a tutti i livelli, perché il sistema giudiziario non funziona, non ti rende giustizia e ci mette anni e anni per sanare queste situazioni, e allora io le vado a colpire alla fonte in maniera indiscriminata, colpendo chiunque in qualunque modo. Quindi giustamente in questa risoluzione si dice che vanno, chiaramente non si può chiedere la non applicazione di una legge nazionale, ma si chiede che vengano registrate tutte le criticità che questo comporta. Criticità va ribadito, l'ha anche descritto bene il consigliere Di Sel che mi ha preceduto, e come giustamente ha descritto bene il consigliere Giuliano, anche l'importanza della tutela dei diritti di chi è proprietario. Allora qui, siccome i diritti vanno sempre contemperati, questo a chi spetta? Spetta all'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria non funziona, quello è il cancro che va risolto. Non si può colpire ripulire un fiume dalla foce. Il fiume tu lo devi ripulire dalla fonte. Allora, è molto importante il fatto che si ribadisca anche la necessità delle
politiche abitative che mancano a tutti gli effetti di quelle politiche abitative che abbiamo richiesto come lista civica con grande forza su tutte le situazioni, ivi comprese le situazioni di tutte le etnie e quindi dei Rom, e felicemente questo è stato ripreso in questi giorni dal sindaco Marino, perché ove non si vada a lavorare sulle politiche abitative, non sul cemento, ma sul recupero urbano, sull'autocostruzione, sulla città che è vuota, la città è vuota, i campi di concentramento sono pieni. Quindi lì bisogna lavorare sulle politiche abitative e sul funzionamento del sistema giudiziario. Quindi questo decreto si configura benissimo nell'ambito di questa cultura per l'appunto che si è determinata di colpire gli ultimi, e efficacemente credo si possa anche dire che il ragionamento homo homini lupus è stato tradotto in homo homini lupi, e questo è ciò che è diventato questo decreto e questa legge. Quindi è positivo il nostro riscontro sulla risoluzione che andiamo a votare, e che va a rimarcare quali sono le criticità che vengono portate da questa legge. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tutino, anche per la citazione di Tommaso Hobbes. Allora, andiamo avanti, altri interventi? Non ci sono? Consigliere Matrona, prego. Presidente, intanto chiedo scusa per oggi, per prima, per il nostro comportamento un po' consono al ruolo che rivestiamo, però era tanto per sdrammatizzare un clima che si sta creando. Niente, il decreto, questa risoluzione, io non faccio parte della commissione, non ho fatto parte della commissione, pertanto ho preso soltanto adesso, ho guardato com'era la situazione. Io penso che un freno bisognava metterlo, a prescindere come, perché ormai è diventato uso comune che qualsiasi cosa vuota, qualsiasi cosa, addirittura anche le case private, sono diventate oggetto di occupazione. E quando magari le forze dell'ordine si presentano davanti a un'occupazione abusiva, non possono fare nulla, perché deve essere il giudice che dà il mandato, che fa il mandato per sgomberare la casa. E in tanti casi, vi posso citare, è successo anche ad Ostia, dove è stata occupata una casa, sono una casa di villeggiatura, quando è andato il proprietario ha trovato questi dentro, l'ha invitato ad uscire, non sono usciti, sono andati i carabinieri, hanno invitato ad uscire, non sono usciti. Il giudice che cosa ha fatto? Dopo un po' gli ha dato gli arresti domiciliari all'interno di quella casa occupata. Allora io credo che siamo arrivati a un punto di non ritorno, quindi un freno va messo. È chiaro che poi nel calderone viene messo un po' tutto quanto, vengono messe situazioni che possono essere non sanabili, e situazioni che invece possono essere sanate tranquillamente. Come abbiamo detto prima, il problema potrebbe essere, visto che si parla tanto di minori, il problema potrebbe essere proprio il ricongiungimento dei minori. Ma le casistiche sono diverse, ma quelle più importanti, ho detto, sono i ricongiungimenti familiari e casi conclamati di disagio sociale. Però in altre situazioni possiamo constatare che, ho detto, la liberalizzazione dell'occupazione è talmente, in questi ultimi tempi ha preso un piede molto veloce, ormai si occupa la casa come nulla fosse, qualsiasi casa, ho detto, ripeto, qualsiasi immobile vuoto è oggetto di occupazione. E purtroppo c'è un vuoto pure a livello della magistratura, perché quando viene occupato un bene la magistratura non può fare nulla, o addirittura fa, ma per liberare quel bene occorrono 2, 3, 4, 5 anni e si creano dei problemi, quindi poi all'ultimo la condanna si risolve magari con 7 mesi di condanna con la condizionale e tutto quanto, però l'occupante denunciato per occupazione abusiva rimane all'interno della casa tranquillamente, e lì bisogna attivare poi una procedura civile. Quindi ci sono, oltre al danno, c'è anche, oltre alla beffa c'è anche il danno, perché da una denuncia penale, che uno si aspetta di tutto,
che uno si aspetta di tutto, troviamo la denuncia, il procedimento penale, il procedimento civile, però passano anni e nonostante tutto sti poracci proprietari, perché se ci rivolgiamo ai proprietari, sono costretti a pagare IMU, TARI, TASI, adesso anche il canone della TV, perché a questo punto pure questo, per le seconde case, vabbè, succede di tutto. Quindi ho detto un freno va messo. Chiaro che messa così non ci ascolterà nessuno, sarà un bicchiere d'acqua nell'oceano, sarà un granello di sabbia, però un granello di sabbia tante volte dentro un occhio dà fastidio. Può darsi che venga preso in considerazione, vengono prese in considerazione quelle piccole osservazioni, piccole ma sostanziali, e pertanto speriamo che comunque si blocchino queste occupazioni. Perché si devono bloccare? Perché come ha detto prima il consigliere Giuliano, prima, è vero, chi ci rimette sono sempre i deboli, perché quelli forti, che sono forti e arroganti, riescono a occupare, entrare dentro tranquillamente. Il debole che ha paura della legge, ha paura delle conseguenze, tutto quanto, rimane fuori, rimane in attesa che le istituzioni gli diano una casa, e questo non è bello. Quindi per me ben venga questo decreto Lupi, ben venga con le osservazioni riportate in questa risoluzione. Noi siamo, penso che quando sarà votato l'emendamento, penso che tutti quanti siano d'accordo, dopodiché voteremo anche favorevolmente alla risoluzione. Grazie. Grazie consigliere Matrona, altri interventi? Non ci sono? No, sei in maggioranza, ho parlato già io. Prego consigliere Scapitano. No, io non sarei intervenuto, ma l'ultima parola del consigliere Matrona, ma presidente, mi preoccupa. Sono d'accordo col decreto Lupi. Io proprio mi preoccupa il decreto Lupi, perché il decreto Lupi, di quello che ho capito io, è favorevole all'asta. Io non sono favorevole all'asta. Dico per quanto riguarda l'occupazione. Allora, no, perché mi auguro che nel decreto Salve Italia il decreto Lupi venga rivisto. Questa è la soluzione. Al governo c'è Matteo Renzi, del Partito Democratico, non c'è Berlusconi. Sono alcuni momenti che... Per favore, noi abbiamo votato Bersani e ci troviamo Berlusconi, ma questo è un altro problema che non è in questa sede. Per cortesia. Presidente. Per favore, consigliere Matrona, per cortesia. Allora, detto questo... Consigliere Matrona, per cortesia. Per cortesia. Prego, consigliere Sterità. Allora, dicevo, Presidente... Presidente, deve essere un po' più cattivo nei confronti del consigliere Matrona, perché sembra che... Quello che devo fare io lo fa! No, perché non è che io voglio insegnare niente, lei è bravissimo... Con il suo intervento! Ho capito, se lei però interrompe... Allora, dicevo, sono seriamente preoccupato perché io voterò questa mozione, perché è stata fatta con grande impegno della Presidente Vitrotti e del tutto il componente della Commissione, però quando il consigliere Matrona mi dice che il decreto Lupi va bene, a me mi preoccupa, e spero proprio che nel decreto Salve Italia che Berluschino possa risalvare il decreto e riposizionarlo per quelle categorie povere che stanno all'interno degli enti che non devono essere messe all'asta. Grazie. Grazie a lei, consigliere Matrona. No. Scusate, per favore, consigliere Segnale e consigliere Matrona. Non è possibile. Siccome per cortesia, qualora venga frente. Alla fine della discussione gli do la parola. Per cortesia. Allora, ci sono altri interventi? No. Allora, passiamo agli emendamenti. Presidente. Dopo la discussione, prima di votare le do la parola. Adesso lui ha parlato tranquillamente, ha citato tre volte, ha richiamato tre volte il consigliere Matrona. Io ho detto, consigliere Matrona, alla fine della discussione le do la parola. E quando vi prima della votazione. Ah, prima della votazione. Faccio il doppio intervento. Dice, per cortesia. Mi scusi, Presidente. Allora, passiamo all'illustrazione degli emendamenti. Emendamento numero uno era stato già illustrato, che era soppressivo. Ma l'abbiamo radunato perché l'emendamento numero 2 è modificativo. Allora, quindi ci sono interventi sugli emendamenti? Ci sono interventi? No. Allora, prima di dare
passare alla votazione. Il consigliere Matrona, che cosa ha da dire? Allora, no, io volevo dire soltanto questo, forse il consigliere Seritano, non so se è maestricato, ma mistica, e quindi io ho detto sono favorevole al decreto Lupi, ma per quanto riguarda questa risoluzione, cioè questa risoluzione parla di ben altro, non cita tutto quanto il decreto, quello l'asta, non asta, io rientro nella parte risolutiva, dove si parla di occupazione, di assegnazione, di stacco delle utenze e bla bla bla, pertanto non c'è nulla a che vedere con l'asta, ho parlato di asta io, noi non ho parlato di asta, ho parlato di vendite, non ho parlato, salva asta, non ho fatto niente, signor consigliere Seritano della maggioranza. Grazie, consigliere Matrona. Allora, maggioranza. Passiamo alla votazione dell'emendamento, è unico allora, sì, emendamento unico che sopprime una parte e aggiunge e la sostituisce con un'altra espressione che abbiamo già letto prima, che io comunque rileggo. Ai casi di ricongiungimento familiare, ai soggetti in graduatoria e a tutti i casi in cui è già conclamata la situazione di disagio sociale. Allora, chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Quindi è approvato con... sette voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Ah, giusto, la consigliera Tredicina è andata via, quindi la sostituisco con la consigliera Lanotte. Allora, passiamo adesso al corpo della delibera, dichiarazione di voto. Consigliera Lozzi, prego. Allora, il Movimento 5 Stelle vota favorevole. Non siamo intervenuti in dichiarazione perché riteniamo che la politica su questi argomenti ha parlato troppo e fatto troppo poco. Probabilmente dobbiamo chiedere al governo proprio di fare una politica seria e non speculativa sull'emergenza abitativa, prima di reprimere comportamenti illeciti, dovrebbe garantire a tutti la possibilità di vivere nella legalità. Quindi votiamo favorevoli. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, che c'è? Allora, chi è favorevole? Controprova, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno, quindi è approvato con 17 voti a favore, nessun contrario e nessuno astenuto. Passiamo adesso alle due che sono state presentate all'inizio, all'apertura del Consiglio, non so se è il caso di firmatari delle due mozioni, se è il caso di sospendere il Consiglio e cercare di arrivare a un testo unico. 5 minuti veri. Vabbè. Cioè, sospendo il consiglio per 5 minuti per cercare di arrivare a un testo unico. Allora, viene... Sì, sì. Allora, la consigliera Lanotte è andata via, quindi la sostituisco con la consigliera Cerconi. Allora, è stata ritirata la mozione a firma di Cerconi, Lanotte, Tredicine e Matronola. Quindi va in discussione modificata l'altra mozione firmata da Pitrotti ed altri, è stata condivisa diciamo prima, durante la sospensione del Consiglio, e quindi prego Pitrotti di... La firma? La firma, allora, scusate, allora, prego consigliere Pitrotti, illustra questa mozione. Allora, siccome qua nessuno c'ha da rivendicare niente e nessuno, e mi pare
perché si era aperta una discussione, tra l'altro anche trasversale, emersa sia nella prima commissione congiunta che c'è stata la scorsa settimana, sia sul voto che questo Consiglio aveva già espresso, dimostrando, come ho detto in altre sedi, anche un senso di responsabilità rispetto al tema che stavamo affrontando. Oggi un po' mi stupisco che si è svegliato qualcun altro e quindi diamo a tutti il buongiorno e il benvenuto, ma questo lasciamo perdere. La situazione che si è creata su questo municipio e che alcuni di noi avevano avuto, diciamo così, la sensazione che stesse per scoppiare un caso analogo a quello che è avvenuto a pochi chilometri da qui, in un'altra periferia, ci aveva portato la scorsa settimana a fare una commissione congiunta con la presenza, tra l'altro, di un delegato del sindaco che si occupa dei diritti, della polizia locale, della Croce Rossa, in particolare per avere una fotografia della situazione complessiva e soprattutto per arrivare alla stesura di un atto che impegnasse la Presidente a attivarsi affinché fosse informata passo passo delle decisioni che stava prendendo il Comune di Roma / il prefetto rispetto al trasferimento sui rifugiati richiedenti asilo residenti attualmente in via Morandi presso appunto il famoso palazzo ormai di Tor Sapienza. Che cosa è avvenuto dopo pochi giorni? Abbiamo letto tutti le cronache, sembra che la possibilità che questo municipio rientri tra quelli che appunto possono accogliere, così con una valutazione fatta in realtà immagino dal prefetto una sua ricognizione sui diversi municipi della città, e quindi che il nostro municipio possa essere uno di quelli interessati ad accoglierli. Ora, è emerso ieri in un'ultima assemblea che si è tenuta proprio in uno dei locali che sono, diciamo, stati individuati per accogliere, diciamo, un numero imprecisato al momento di persone, che può andare chi ne dice 40, chi dice 70, chi arriva a 100, insomma un numero di richiedenti asilo, oltre che quello che avevamo già pensato, e cioè c'era già arrivata questa voce, potesse interessare anche altre strutture alberghiere del nostro territorio. Ovviamente l'analisi l'abbiamo fatta approfonditamente, questo Consiglio si è già espresso rispetto alle situazioni dei diversi insediamenti che sono presenti sul nostro territorio, su una difficile gestione, su Palazzo Selam abbiamo detto anche l'ultima volta, le condizioni sono complicate, quindi cercare, pensare di riversare su una parte di questo, il quadrante est della città, un numero imprecisato e non governato e non gestito di richiedenti asilo è per noi un fattore di forte preoccupazione. Non per noi, perché come abbiamo scritto in questa mozione d'urgenza, un continuum rispetto a quello che avevamo già fatto con le due commissioni, che tra l'altro si sono aggiornate a lunedì mattina, quindi come avevamo detto rimarrà un tavolo sempre aperto appunto per accogliere continuamente le novità, che speriamo siano più, diciamo, ci mettano un pochino meno d'ansia rispetto a quelle che ci arrivano, è quello di cercare di capirci qualche cosa di più, e quindi l'impegno che chiediamo alla Presidente è quello di attivarsi presso il Sindaco di Roma perché venga subito, con urgenza, con immediatezza, istituito un tavolo interistituzionale dove ci devono essere i presidenti di municipio, il prefetto, il Ministero dell'Interno, le autorità, insomma chiunque loro vogliano, il prefetto, al fine di concordare, condividere, pianificare l'accoglienza dei rifugiati e richiedenti asilo nella città di Roma, in un'ottica di distribuzione omogenea su tutti i municipi. Ora, ieri a chi ha partecipato a quell'assemblea è emerso a tutti la difficoltà. C'è un rappresentante del comitato che magari non so se poi dirà qualche cosa. È ovvio che la situazione, se le notizie non sono mai precise e puntuali, alimentano allarmismi,
preoccupazioni, e soprattutto io penso che noi dobbiamo invece metterci esattamente nell'ottica in cui eravamo già incamminati. Il tema dell'accoglienza, come dicevo prima, non lo pongo io, qualcuno ha detto ieri ce lo pone l'Europa, ma ce lo pone Papa Francesco tutte le domeniche all'Angelus, e vi assicuro che io sono veramente l'ultima che può dare lezioni in questo campo. Dopodiché qualcuno ci ha spiegato bene come funzionano i percorsi di integrazione e di accoglienza per queste persone. Il problema è essere responsabili dal punto di vista politico e non creare delle situazioni di ulteriore allarme sociale. Per questo è opportuno mettersi seduti intorno a un tavolo, coordinare e programmare quello che succede nella nostra città in termini di accoglienza, perché se noi pensiamo che spostiamo un problema da una periferia all'altra, io chiedo al sindaco di Roma se questo è il modo. Io credo che ci sia invece una maturità, anche diciamo postuma, ma comunque possibile, per capire quali sono i termini per poter ragionare in modo sensato su un problema che sta scoppiando. Probabilmente, spero che invece ci siano le condizioni per poterlo evitare, e su questo sono abbastanza fiduciosa, però ovviamente non possiamo metterci i paraocchi e non vedere che è un problema che è già scoppiato sulla città, nella città, nei nostri quartieri, nei nostri territori, e che noi dobbiamo essere costantemente aggiornati e pronti ad intervenire nel caso dovesse avvenire. Grazie. Grazie a lei, consigliera Vitrotti. Allora apriamo la discussione. Consigliera Cerconi, prego. Buongiorno a tutti. Aggiungere qualcosa di più preciso a ciò che ha detto la consigliera, i dati ci vengono forniti direttamente dall'albergatore che ospiterà. Quando è stata fatta la riunione non ci sono stati allarmismi ulteriori, nel senso che hanno partecipato tutte le forze politiche. Da quello che lo stesso albergatore ha riferito, si tratta di 25 stanze da 4 persone ognuna. Le informazioni che ci sono state date è che in settimana dovrebbero essere trasferiti. La mozione che avevo presentato e che poi è stata integrata con la mozione presentata dalle altre forze politiche, perché lo ripeto, è una questione trasversale che riguarda tutti quanti. Io volevo sottolineare solamente una situazione che preme. Il quartiere di Torre Spaccata, la problematica maggiore è che ha il numero di soggetti che viene trasferito è veramente alto, 100 richiedenti asilo in un quadrante che già vede delle situazioni di difficoltà, sono sicuramente un numero eccessivo. Il problema principale che si è creato è quello che è emerso dalle lettere che sono state fatte sia dal comitato di quartiere che da tutti i cittadini, è una situazione di disagio generale. Il disagio che ovviamente verrebbe aumentato dalla preoccupazione di queste persone che per il momento, se dovessero essere trasferite, ovviamente non essendo inserite in nessun tipo di circuito di integrazione, perché anche questo bisogna vedere, cioè noi mettiamo 100 persone in un hotel, che cosa fanno tutto il giorno queste persone? Andrebbero a bivaccare, perché questo è, perché purtroppo non, per il momento non c'è altro rimedio per tutto il territorio. Ma quello che mi premeva dire è che io nella mozione avevo inserito e avevo chiesto ovviamente che il Consiglio si esprimesse sulla sospensione del trasferimento, mi è stato detto che già la Presidente ha provveduto. Ovviamente io avevo richiesto anche una presa di posizione del Consiglio, ma è evidente che a questo punto siamo tutti d'accordo, è la situazione che vivono tutti i giorni, perché sapete benissimo che nel campo limitrofo, che è di proprietà del comune di Frascati ma che di fatto è stato lasciato abbandonato, ci sono delle baracche dove ci sono già altri soggetti, e che la situazione che si potrebbe venire a creare anche di contrasto tra persone che già sono su quel territorio limitrofo, che puntualmente avanzano verso Torre Spaccata, e le persone che vengono messe all'interno dell'hotel. La preoccupazione io credo sia legittima, non c'è da creare allarmismi, ma c'è da fare molta informazione, nel senso che quando è stata fatta la prima assemblea, che è stato sabato, non erano state date, secondo il mio punto di vista, delle indicazioni chiare, nel senso che le persone ancora pensavano, ad esempio, che era un blitz
fatto addirittura dalla polizia, che di punto in bianco prendeva e spostava tutte queste persone durante la notte. Così non è, perché noi abbiamo sentito in commissione, cosa che io ho fatto anche presente, cioè il fatto che c'è stata una commissione congiunta politiche sociali e sicurezza e legalità, è stata fatta presente anche l'altra sera durante questa assemblea che si è svolta nel comitato di quartiere, che noi avevamo chiesto di essere informati e che soprattutto non è che dall'oggi al domani queste persone vengono prese e vengono spostate, ma c'è una disponibilità data anche dall'operatore, dal proprietario dell'hotel nella ricezione. Questo per esempio è un qualcosa che le persone non avevano capito, quindi in quel caso se la sarebbero prese semplicemente con le istituzioni che facevano questo spostamento, senza sapere qual è in realtà l'iter che seguono queste persone. Non era stato chiarito che si trattava di un centro di prima accoglienza per richiedenti asilo politico, cioè molte cose purtroppo non erano in alcun modo state chiarite, quindi non si tratta di mettere allarmismo, si tratta di chiarire una determinata situazione in una zona che purtroppo, e questo è lo stesso che è successo a Tor Sapienza, è già carica di una situazione di delinquenza, prostituzione e droga. Il problema è stato fatto presente anche nella mozione che attualmente insomma abbiamo cercato di integrare, è proprio che via Eudo Giulioli subisce una situazione già di disagio, e questo è quello che maggior ragione allarma la popolazione, cioè aggiungere disagio ad una situazione già fortemente stressata. Detto questo, la sospensiva, mi è stato detto, è già stata chiesta, io non ho avuto il documento che è stato inviato dalla Presidente, sicuramente lo chiederò in qualità di Commissione Controllo e Garanzia e spero che arrivi sul tavolo magari lunedì per vedere effettivamente quello che è stato fatto. Io credo nient'altro che una presa di posizione da parte di tutti, perché non si tratta a priori di non volere un centro di prima accoglienza, ma si tratta di individuare delle zone dove un centro di prima accoglienza può essere istituito, perché una zona non sia così sollecitata a dei disagi. Tutto qui. E ovviamente la presa di posizione ed è comprensibile da parte degli abitanti, perché chiunque di noi probabilmente sarebbe preoccupato nel vedere un nutrito numero, perché 100 persone non sono poche sicuramente, entrare all'interno di un quartiere e cambiare le dinamiche. Secondo me, anzi, oggi dovrebbe a maggior ragione essere presa dalle istituzioni anche una posizione riguardo la sicurezza e quello che noi vogliamo, tra virgolette, garantire ad un quartiere come quello di Torre Spaccata. Grazie. Grazie a lei, consigliere Cerconi. Consigliere Tutino, prego. Sarò brevissimo. Volevo precisare che la mozione, perché su questa cosa bisogna essere corretti, a differenza di ciò che è stato appena detto, la mozione non è stata integrata, le due mozioni non sono state integrate, una mozione è stata ritirata, una mozione è stata emendata. Perché ci tengo a sottolineare questo? Perché essendo anche firmatario della mozione, come lista civica abbiamo tenuto e teniamo che ciò che va rimarcato sia che il municipio e le istituzioni locali vanno coinvolte, informate, ma in quale ottica e in quale direzione? Perché invece l'altra mozione andava abbastanza evidentemente in un'altra direzione. Finisco un attimo. Non si tratta di 100 barbari che arrivano a Roma, si tratta di 100 rifugiati di guerra. Il governo italiano e tutte le istituzioni hanno il dovere, perché hanno in tutela queste persone, e hanno il dovere di tutelarli con tutti i mezzi necessari, così come avevano ed hanno questo dovere a Tor Sapienza e dovunque, anche rispetto agli assalti terroristici che ci sono stati nei confronti di questi rifugiati politici. E in quest'ottica ciò che abbiamo chiesto e condiviso nella mozione è esattamente il fatto della condivisione
della condivisione con il municipio delle strategie migliori per arrivare alle dislocazioni e alle collocazioni e all'ospitalità piena che ci viene richiesta, come è stato anche ribadito, e ci viene richiesta non solo dalle normative europee in cui siamo immersi, ma per fortuna anche da tante autorità civili, culturali e morali, ultima e non ultima delle quali quella di Papa Francesco, che tutti ricordiamo, ma che capita di ricordarlo insomma quando fa più comodo, che capita di non ricordarlo quando non fa comodo, questo è normale. E ecco, per l'appunto va ricordato che trattandosi di rifugiati politici c'è il dovere dell'accoglienza e il dovere della protezione. Non si tratta di persone che staranno lì a bivaccare, perché è un termine sbagliato, perché dà l'idea dei barbari che arrivano e si sbracano su Roma. Non si tratta di barbari che finisco. Non si tratta di barbari che arrivano su Roma, forse si tratta di esseri umani che forse hanno una sensibilità alla vita, al senso del diritto, al senso della dignità umana, molto spesso estremamente più alta di quella che in questi decenni di decadenza partitocratica e di decadenza dell'illegalità e di decadenza delle istituzioni ha maturato il nostro territorio. Quindi io dico, va coinvolto il municipio al fine di proteggerli in massimo grado, integrarli al massimo grado nel tessuto sociale dell'Europa e garantire loro quelli che sono i loro diritti. E in questo senso dico loro, dal profondo anche del cuore, con responsabilità politica, lo dico anche ai cittadini di Tor Sapienza, lo dico anche ai cittadini del nostro territorio, in questo senso dico a queste persone che in qualunque momento arriveranno il municipio dovrà tentare di e tutte le istituzioni di proteggerle al massimo grado, e anzitutto mi sento di dire loro, eventualmente dovunque arriveranno, benvenuti. Consigliera Lancia, prego. Sì, io volevo dire questo. I rifugiati politici che arrivano portati dal Ministero dell'Interno, tutto sono perché persone che stanno lì a bivaccare, perché sono tra le persone più controllate che ci sono, hanno le impronte digitali nel sistema europeo, hanno degli orari di rientro, non parlano la lingua, quindi sono anche persone che difficilmente vanno in giro a bivaccare, sono controllatissime, sono controllatissime in tutta Europa e hanno un tasso di criminalità veramente molto molto più basso di noi italiani, che abbiamo intere organizzazioni mafiose anche su questo municipio, che però nessuno si ribella, perché le organizzazioni mafiose sì, magari poi te menano, te sparano, te eliminano, invece i rifugiati beccano tutto e quindi noi possiamo codardamente, vigliaccamente buttare benzina sul fuoco proprio con quelli che non possono ribellarsi e non possono difendersi. È chiaro che la gente in un quartiere disagiato, e io credo che la prefettura, il comune dovrebbero evitare di andare ad aggravare situazioni già pesantemente gravate, però è chiaro che se poi uno all'allarme della popolazione risponde con il fuoco, poi scoppia il putiferio anche lì dove non è veramente comprensibile, insomma, perché non sono certo i rifugiati che sono un problema di rischio, di insicurezza o di criminalità sul nostro territorio, tant'è vero che i centri di accoglienza sono sparsi in tutta Roma, compresi i municipi centrali, e nessuno se ne accorge, nessuno si lamenta. Va bene, quindi per carità, chiediamo che le cose vengano ripartite equamente, ma questa immagine che noi stiamo dando dei rifugiati, poi per carità ci sarà pure qualche delinquente in mezzo, qualche scafista e via dicendo, no, ma non sono certo loro che creano problemi sul territorio. Quindi pregherei tutti di spegnere il fuoco invece di buttarci la benzina sopra a scopo speculativo. Grazie. Grazie consigliere Lancia. Altri interventi? Consigliere Stritano, prego. Grazie Presidente, signori consiglieri. No, devo dire che questa vicenda
di questo evento, ringrazio i firmatari che hanno voluto fare questa mozione, ma dobbiamo fare con forza che le autorità, dal Ministero degli Interni alla Prefettura, al Sindaco, devono portare rispetto ai municipi di prossimità e coinvolgere anche i comitati di quartiere. Io mi immagino se nel mio quartiere arrivasse tutto questo, si sa, senza che noi sapessimo niente. Venerdì pomeriggio o sabato pomeriggio io sono stato chiamato da alcuni cittadini che c'era questo problema. Noi siamo andati lì, c'era anche l'assessore De Simone, che abbiamo cercato di calmezzare le persone che erano veramente preoccupate. Io penso che questi noi dobbiamo vederli sotto un'altra ottica, l'ottica della risorsa. Questi sono rifugiati politici, gente che pensa, che preparati culturalmente, noi dovremmo fare in modo che vengano in contatto con i nostri cittadini, con le nostre famiglie, perché ha visto mai che riusciamo a imparare qualche cosa da loro? Io per primo, qualche volta c'ho un tasso di cultura molto basso e perciò avrei bisogno che qualcuno mi insegni qualcosa. La cosa invece che io vorrei che questo municipio facesse in maniera concreta è che si deve arrabbiare non tanto con questi con questa presenza, ma con le autorità di competenza che non hanno informato il municipio, che non hanno informato un presunto comitato di quartiere. Perché vuoi o non vuoi, il territorio va informato. Se spieghiamo ai cittadini che cosa succede su un quadrante, i cittadini lo capiscono. Non bisogna dire che alcuni cittadini lì sono razzisti. Non è vero, c'è tanta brava gente, tanta gente che ha voglia di capire. Certo, naturalmente esasperiamo il territorio. Noi dobbiamo dire che il nostro territorio già ha subito. E poi naturalmente il problema del lavoro. Il problema del lavoro. Perché inoltre gli alberghi del nostro territorio stanno morendo. Quell'albergo che ospiterà questi ragazzi, da quando Cinecittà più non produce cinema, non produce prodotti cinematografici, non lavora più. Bisogna coinvolgere, a mio parere, se il prefetto o il ministero, eccetera, eccetera, ci sono tante strutture chiuse, vuote. Facciamo questo e naturalmente, veramente, così era Cerconi, penso che lei non lo pensa, che quello che ha detto, che bivaccano i nostri quartieri, io penso che lei si è fatta condizionare da alcune assemblee. Secondo me chi fa politica in questo modo è totalmente sbagliato. Non dobbiamo metterci il cappello, il PD, il DS, tutti i partiti che adesso cambiano talmente volte al giorno, che Forza Italia, no, noi il problema rimane che noi siamo un municipio dell'accoglienza intelligente. Grazie consigliere Stelitano. Altri interventi? Non ci sono, allora. Non l'ho visto. Per fatto personale, alla fine, quando la richiesta. Non lo so, poi. Consigliere Matondo, lo prego. Beh, quello che sta passando adesso mi sembra che è un messaggio inizialmente sugli interventi che ho sentito di razzismo. La consigliera Cerconi ha ritirato la mozione e l'altra è stata emendata proprio perché ha fatto un discorso di squadra, cioè ha riconosciuto che effettivamente quella mozione presentata tutti insieme forse era più completa e l'abbiamo emendata, anche se non è che si può emendare, si può correggere direttamente senza emendamenti, perché non credo che andiamo al voto. Presidente, non facciamo i ridicoli, che io ho firmato adesso un documento dicendo sull'emendamento. Quindi è stata emendata grazie anche alla consigliera Cerconi, perché effettivamente se lei non presentava la sua mozione sarebbe passata così, ci sarebbe aperta una discussione sarebbe passata senza i relativi emendamenti.
È vero, il problema non è tanto che la gente ce l'ha con i rifugiati politici, perché io l'ho detto anche prima, magari se i rifugiati politici erano di carne bianca nessuno si sarebbe accorto, invece così se è di colore nero, così si dice, scusate, e quindi tutti quanti pensano, addio, comincia il razzismo, ma non è così. La gente è esasperata perché il nostro quadrante purtroppo è già soggetto a vari... c'è stato un degrado generalizzato in questi ultimi tempi, ancora di più peggiorato sulle occupazioni, sulla strada, sulla gente che non viene più assistita socialmente, e pertanto quella parte là, io mi ricordo sempre che la presidente del nostro municipio, che oggi se stava qua avrebbe fatto bingo, anziché prendere l'acqua ieri, stava qui, sarebbe stata al caldo e avrebbe anche fatto parte di questa discussione. Non ha fatto niente, perché le sue linee guida parlavano chiaro: maggiore interesse nelle zone periferiche, in particolare anche quelle extra gra, mi ricordo che così si disse, ma non mi sembra che l'extra gra o qualche cosa è stato fatto, neanche nelle zone più periferiche o prima del gra la nostra presidente o il nostro municipio si è intervenuto. Sembra che siamo, la questione dicono sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi, continua il degrado e la gente è esasperata. Per quanto concerne i rifugiati politici, sì, è vero, ma a Palazzo Salam anche c'erano i rifugiati politici, ma il loro status di rifugiato politico quando è cessato sono rimasti là dentro, non è successo nient'altro, o sbaglio? Sbaglio o qualcuno una volta che è cessato lo status è stato preso e mandato a casa? Ma no, perché durante il percorso, durante quel percorso di rifugiato politico c'è l'assistenza, c'è tutto quanto, dopodiché dentro quel palazzo c'è di tutto, non c'è solo il rifugiato politico, sì, noi abbiamo sentito e vengono date continuamente le residenze, c'è un percorso, come li chiamano i transitanti che partono dallo Stiense, partono dove partono, arrivano col bigliettino a Palazzo Salam, entrano e lì vengono date le residenze. Una volta data la residenza spariscono o stanno in giro. Si parlava di 650 rifugiati politici, oggi ho sentito 1000 dentro quel palazzo, sbaglio? 1000 sono tanti e non c'è un controllo. È vero che sti porelli non parlano la lingua, sono impauriti, girano in gruppo, quindi la gente ha paura vedendo tutti questi gruppi che girano, bisogna tenere conto, però non parlando la lingua è normale che si fanno forza uno con l'altro. Però nessuno li può trattare male, nessuno li può cacciare, nessuno. La cosa che vogliamo dire è una sola: se il nostro municipio ne ha già 1000, perché se parliamo di, io parlo di 650, 1000, ne arrivano altri 60, 80, arriviamo a 1100, io vorrei chiedere al prefetto, al sindaco di Roma, quanti municipi hanno 1000 rifugiati politici nel loro quadrante? Perché se noi ce ne abbiamo 1000, il primo municipio ce n'ha 100, il secondo ce n'ha 300, c'è qualcosa che non va, quindi dovrebbe essere fatto un bilanciamento distribuito in un equo numero, ecco lì che forse qualche cosa, cioè non ci sarebbero più scusanti da nessuna parte. Ieri è vero che c'è stata una situazione che non è andata, perché è partita male, secondo me è stata gestita anche male, è stata gestita male perché noi avevamo iniziato giovedì scorso un discorso politico condiviso da tutte quante le forze politiche, proprio perché per evitare che Tor Sapienza, o per evitare che il nostro municipio magari diventasse un Tor Sapienza, un infernetto, abbiamo attivato certe procedure con la commissione, con il consiglio, più che altro per dare una risposta ai cittadini e dire noi siamo pronti, cioè stiamo valutando, stiamo vedendo, però se il NAI ci dice che non sa niente per i canali ufficiali, il delegato del sindaco non sa nulla per i canali ufficiali e la Croce Rossa non sa nulla, noi diciamo che siamo stati un po' sicuri, un po' tranquilli. Anche se il sottoscritto in quella commissione ha fatto due nomi, ha fatto proprio la richiesta esplicita, ma Hotel Cinecittà e Hotel Petra stanno a rischio? La risposta è stata no, credo che sia anche verbalizzato. E lì cade la fiducia delle istituzioni,
cioè il cittadino, se legge quel verbale, e dice scusa, le istituzioni hanno risposto che non c'è pericolo, non c'è niente, e qua dei punto in bianco, ecco qua che arrivano puntualmente 60, 70, 100 rifugiati, è normale che cade la fiducia, cade l'interesse, non te credono più, e ecco lì che succede quello che è successo ieri. Perché ieri si è parlato addirittura, quello che ho capito, io butto di sotto, poi rompi i vetri, sfascio, di tutto hanno detto, di tutto e di più in quella riunione. Lo so, tu Dino, non c'eri. Io posso dire c'ero, sotto l'acqua, come tutti quanti. E lì diventa un rischio, perché sobillare e fomentare la gente così diventa pericoloso per tutti quanti, diventa pericoloso anche per noi, perché se scoppia un torsapienza io non so chi è in grado di andare là e calmare e placare gli animi, non ci riuscirà nessuno. Allora prenderanno il pacchetto, lo trasferiranno in un altro municipio, quell'altro municipio succederà al macello, e quindi saranno, questi diventeranno come il popolo errante, e non si può fare. Allora quello che si può fare, secondo me, ho detto, questa mozione ben venga sperando che non sia come quella precedente, perché ne abbiamo votata una giovedì, ma non abbiamo saputo nessun esito, come è andata, se è partito in tempo, quanto il Consiglio aveva demandato alla Presidente, questo non lo possiamo sapere. C'è la commissione trasparenza, che potrebbe chiedere al Presidente quali atti conseguenziali sono stati fatti giovedì a seguito di quella mozione votata, che credo che sia la cosa, e vediamo se effettivamente da giovedì quanto tempo è trascorso per far sì che noi chiedevamo il blocco di quel trasferimento. Ok, basta, non voglio più parlare, perché consigliere Giuliano, prego. Giuliano, non cominciate però. Stavolta ti ho fregato, caro collega, che ha parlato per ultimo. Presidente, prendo il tempo, quanto c'ho? Così mi regolo. Ok. Allora, va bene tutto. Vorrei aggiungere alcune riflessioni e alcuni, diciamo, precisi commenti. Perché di fronte a certe situazioni poi le domande da porci sono tante, no? Quindi noi dobbiamo provare a metterci con l'ottica di chi sta dall'altra parte, perché prima eravamo, tra virgolette, cittadini, oggi siamo cittadini consiglieri, e un po', come si dice, l'ottica, no, dello sguardo ci è cambiato. E invece dovremmo analizzare la situazione dall'altra parte per porci alcune domande, e le domande che poi, messi in questa condizione, ci vengono insomma alla mente, sono diverse. Perché? Perché questa situazione, che ormai comincia a girare in tutti i vari siti Facebook, giornali e quant'altro, giornali online eccetera eccetera, è composta da tanti elementi. Ministero, è composta dal ministero, è composta dal comune, è composta dalla figura che poi prende decisioni, che è la prefettura, quindi il prefetto, e poi anche il municipio. Allora, voi capite, già facciamo fatica noi spesso e volentieri nel capire come partono le cose e dove arrivano. In un bailamme di questo tipo, dove c'è tutto e di più, se proviamo a porci delle domande, è ovvio che chi si pone delle domande ha grandi difficoltà a dare delle risposte. Dico questo perché poi si arriva, per partire al Ministero, no? Che è quello che ha fatto appunto il Ministero degli Interni, che ha fatto il protocollo, ok? Fino ad arrivare in questo caso all'hotel Cinecittà. Beh, ce ne passa, diciamo, di mondo, no? Istituzionale, politico, dove andare a prendere la risposta. Però poi siamo abituati che, beh, se andiamo al Ministero, no, ma noi abbiamo fatto quello che è il protocollo uscito d'Europa. Se andiamo al Comune, no, non sappiamo niente, però noi dovevamo prendere 2,50, siamo andati a 3,000 perché ci ha dato il Ministero. A Prefettura, il Prefetto dice, ma io devo attuare quello che mi dicono di attuare, eccetera. Arriviamo al Municipio, che non sa nulla, perché poi, quindi lo potrebbero anche cancellare, quindi, no, decentramento che non esiste proprio, farebbe la differenza, ma si continua a non avere questo concetto. Per arrivare poi che ci andiamo a prendere con l'esercente finale, quindi l'hotel, che dice, ah, tu allora hai voluti, no, me l'hanno imposti. Ma perché cascare in queste tentazioni?
perché non avremmo risposte, perché poi tutto il contrario di tutto può essere messo nel calderone e la comunicazione, il, come si dice, il passaparola, no? Lo sappiamo, ci giocavamo col telefono senza fili, parte una parola e dall'altra parte arriva tutto un altro concetto. Immaginatevi in questa situazione che cosa può uscire fuori. Allora, io ieri c'ero, insieme ad altri ovviamente, e mi sono permesso anche di dare un contributo, se è arrivato, se è stato sentito nel casino dalla pioggia, non era facile, per evitare, e visto che c'erano tutte le forze politiche, per evitare che comunque si potesse arrivare a un'ulteriore confusione, il mio suggerimento è stato quello che sono due gli aspetti in cui ci dobbiamo muovere. Uno è quello da parte della gente, quindi il cittadino, quindi chi sta sul posto, che deve comunque chiedere forse all'unica persona, a torto o a ragione, bene o male, che può dare la risposta, che è il prefetto. Perché comunque sia, lui può dire sì, rimando lì, no, non sapevo di questa situazione, li sposto dall'altra parte, 100, 20, 40, è lui che può, che prende in mano questa cosa, perché se poi andiamo al ministero, andiamo al comune, andiamo alla regione, andiamo, vengono qui, a maggior ragione non sappiamo proprio zero di zero, no, rischiamo di rimanere imbottigliati, ingessati in questa situazione, in questa mancanza di risposte. Allora, la cittadinanza di quel quadrante, se sente come sente il problema, deve organizzarsi per andare in prefettura, perché lì c'è la risposta ufficiale di come si sono svolte le situazioni, quello che è arrivato in prefettura. Dall'altra parte noi possiamo accompagnare chiunque, però poi avendo anche un altro ruolo dobbiamo agire sul tavolo politico. E allora è ovvio che un documento di questo tipo ci serve per dire non possiamo sbraitare a prescindere, ma dobbiamo andare sui tavoli dove poter mettere in evidenza tutto quello che giustamente i colleghi che mi hanno preceduto hanno detto. Ma quello che dice anche, diciamo, il comitato di quartiere che sta lì, tutti quelli che sono vicini al comitato, tutti quelli che abitano lì, sono tutti dello stesso avviso. Allora è ridicolo dire cose in più quando poi tutti sono dello stesso avviso, a meno che ho sentito, me lo sono appuntato da parte del collega, che non dico il nome, se no dopo mi rientra e mi riparla, e ha detto, beh, questo è un municipio d'accoglienza. Beh, è un municipio d'accoglienza forzata, obbligata, perché qui si capisce se l'accoglienza deve essere naturale, se no, cioè è un termine d'accoglienza, insomma, che mi lascia un po' dei significati. Quindi non entriamo nel fatto del municipio d'accoglienza, perché poi ci mettiamo un altro binario che porta, ci porta un'altra strada. Dobbiamo dire che questo comunque noi, no, ci troviamo nel, tra virgolette, nell'obbligo, e se ci troviamo nell'obbligo dobbiamo far fronte a questo obbligo. Quindi se effettivamente questi immigrati richiedenti asilo, pure sapere sto numero effettivamente, quindi il prefetto lo sa, se sono 1000, 2000, 3000, 5000, e quando sappiamo il numero, no, sapere la disposizione, la distribuzione su Roma. E allora lì diventa un discorso intelligente a dire, bene, se questo municipio deve essere considerato la pattumiera, uso il termine pattumiera perché già l'AMA non fa quello che deve fare, ok, di un quadrante di Roma, o meglio le periferie devono essere pattumiere, beh, allora un po' di monnezza abbiamo sala tutti, cioè se la città deve essere sporca, è sporca, se deve essere distribuito un carico, ok, di un certo tipo, di convivenza sociale, no? Deve essere distribuito su Roma, va distribuito. Cioè non può essere che il centro è pulito, tra virgolette, la periferia è sporca. Non può essere che al centro non ci sono questi problemi e ce l'abbiamo tutti in periferia. Non funziona. Allora noi dovremmo essere alterati per questo, per la mancanza di rispetto di un quadrante, di una città come Roma che richiede rispetto. Però poi siamo italiani, siamo romani, siamo tra virgolette furbi, e poi ognuno si muove come meglio crede. Questo è quello che comporta la differenza, perché il coraggio di avere una coerenza in quello che uno fa
ovviamente, è importante, perché poi questa cosa è nata male e speriamo che non finisca peggio. Perché ci sono tre momenti: sabato, lunedì e mercoledì. Io ho appreso la notizia di sabato, l'ho appresa da Facebook, che c'era scritto col punto interrogativo, ma sarà vero? E io, quindi, come lettore di Facebook, come vado a, dico, sarà vero? Ma non lo so, e non è che mi ero tanto agitato. Avevamo fatto una commissione precedentemente, per cui si era parlato, no, di tutto quello che c'era, dico, oddio mio, qui un'altra, no? Poi vengo a sapere che c'è un altro incontro lunedì, per cui dico, ma allora qui qualcuno sapeva, cioè non è più, cioè il tantam è partito. Allora che succede quando poi parte il tantam? Parte il fatto che poi chi arriva primo meglio alloggia, perché se facciamo così, no? Io questo lo dico proprio come metodo, se facciamo così, beh, io insomma qualche anno fa facevo i 100 metri in 12 secondi, mi sembra strano, ma è così. Ok? No, gli 80, vabbè, ho esagerato un attimo, vabbè, ma mica, tanto non potete provare, non potete provare al contrario. C'è un minuto, ok? Eh? Non potete provare al contrario. Per dire, insomma, non è che sono veloce, mo, con gli anni, esatto. Se questo è il meccanismo, allora poi dopo non possiamo dire alla telecamera o quando dobbiamo andare per strada che siamo per la situazione comune, siamo tutti d'accordo, no, siamo tutti con lo stesso principio, perché chi arriva prima, si dice, arriva meglio alloggia. Su queste situazioni chi arriva prima non è detto che meglio alloggia. Sabato, lunedì, mercoledì, mercoledì è stato un momento generale, poi sotto la pioggia col canino senza megafono non si è capito nulla. L'esigenza oggi di porre questa questione qui è fondamentale. Però non è. Due minuti, ce l'ho. Due, il mio da due. Però non è, non si tratta. Non... Visto che negli anni passati i tempi erano veloci quando correvi. Esatto. Cerchi anche. Come sono invecchiato, quindi. Allora, l'immigrato, non caschiamo, lo dico con molta tranquillità, non caschiamo dal fatto che immigrato bravo, buono o cattivo, no? Perché non è quello, la gente non vuole mettere in evidenza quello, lo sapete benissimo, vuole mettere in evidenza il fatto che è stanca e stufa di un tessuto sociale che nelle periferie comincia a essere altamente degradato. È questo di quello che è preoccupato, perché i cittadini di cui si pongono questo problema hanno, diciamo, verificano che quando il problema gli riguarda non hanno risposte, essendo romani in questo caso o italiani, no? E sappiamo che ci sono decine di migliaia di persone che vivono la pensione sociale e che non arrivano a fine mese e che hanno 2 miliardi di problemi acuiti dal fatto della come si dice Consigliere Giuliano, scusate, per favore. Consigliere Giuliano, cerchi di chiudere perché è tempo. Arriviamo al nodo. Per favore. Scusate, prego, consigliere Giuliano. Come si dice? Vada alla conclusione. Non mollo. Dico, acuita dalla crisi economica. Però poi quando si vede appunto che siamo ben accoglienti del fatto che basta che arrivano appunto determinate situazioni di questo tipo e si dà a tutti un contributo, la gente fa 1+1=2 e dice, io non riesco a avere aiuti, non riesco a avere sostegno e dall'altra parte glielo diamo. Ma non è colpa ovviamente di chi si trova in questa situazione, è colpa di chi mette di fronte queste situazioni, cioè non si aiutano tutti, quindi l'accoglienza dovrebbe essere fatta all'interno e all'esterno, ma quando all'interno non c'è, è normale che dà fastidio quella all'esterno, è lì che poi si interrompe il meccanismo. Grazie consigliere Giuliano del contributo. Però lei, grazie. Io prima gli ho fatto dei complimenti, grazie. La difesa dal collega del Costitano, però adesso lei non deve dare retta al collega Madonna. No, io dice fuori secondo. Do retta al mio orologio. Grazie. Vabbè. Quindi, per favore. Che facciamo? Votiamo? Ha finito il suo intervento. Lo decide lei. Allora, scusate, prego. Grazie comunque.
sarò... di precisare meglio alcune cose, do due minuti. Sarò prego. Velocissima, ringrazio dei consigli che mi ha dato il consigliere della maggioranza. Volevo precisare che bivaccare significa stazionare in un posto senza far nulla e che purtroppo non dipende da loro ma dal circuito che si viene a creare. Primo. Secondo, credo che la cittadinanza abbia voglia e necessità di essere sentita tramite il comitato, tramite una raccolta di firma, come ritiene necessario. Questo è quello che è stato fatto. È molto facile oggi prendere una persona, additarla e dire sei di una posizione piuttosto che di un'altra, quindi sei razzista o fascista, è quello che di solito viene detto. Non è questo il contesto e non è questa l'occasione. Grazie. Diciamo l'ex consigliere cittadino Cetrone, che rappresenta il comitato di cittadini di Rieuto Giuliano, ha chiesto di poter intervenire, quindi il consiglio è sospeso per... Allora grazie a tutto il consiglio per aver presentato questa mozione, però volevo tornare un attimino un passo indietro quello che era accaduto, così mi dà ragione anche la consigliera Cerconi. Venerdì è venuta fuori la notizia che sarebbero stati trasferiti alcuni cittadini extracomunitari presso l'hotel Cinecittà. Voi, come tutti sapete, lì non è che vivo soltanto, ma ci lavoro, staziono là per 11 ore al giorno, conosco tutti. Ho chiamato prima il municipio tramite Massimo De Simone, così facciamo i nomi. E quale lui mi ha detto: guarda che qui non sanno niente. Lui a sua volta ha chiamato la presidente telefonicamente e non sapevano niente. Aspetta, allo stesso tempo è stata avvisata il comune che non sapeva niente. E adesso sono venuto a sapere che qui c'erano notizie, giovedì avete fatto una commissione e la notizia era negativa, che non sarebbe successo niente. Però, visto e considerato che conosco Tonino Ascensi, proprietario dell'hotel Cinecittà, sono andato a informarmi bene e lui mi ha detto sì, il problema è che vengono. Io ho fatto: beh, ma scusa, ma come funziona? Il comune? Com'è? Non sa niente? No, perché noi i contatti prendiamo direttamente con la prefettura. Detto questo, e per aprire quella parentesi, di dire davanti alla gente: sì, lo sapevamo nel consiglio già da due giorni, quando io dicevo non lo sanno, perché così si è andata a alimentare ancora più la passione negativa di questa storia. No, per favore, l'ho detto, i cittadini già hanno fatto un bordello solo per questo, contro Tonino. E non è vero, c'è qualcuno anche che ha registrato questa cosa. Fatto sta, volevo dire che quel quadrante non è razzista, l'ha dimostrato la presenza di cittadini, lì ci sono 1000 famiglie. Abbiamo fatto 3 assemblee e non eravamo alla fine più di 100 in ogni assemblea, non perché non sapevano tutti i cittadini, ma perché qualcuno, quando abbiamo fatto questa raccolta firme per informare di questa cosa e quindi creare un consenso collettivo più ampio, hanno proprio esplicitamente detto: sì, ma il problema non so questi che arrivano, il problema è come li gestiscono. Quindi è l'assenza dell'istituzione, perché poi col problema che abbiamo noi del campo Rom dietro, dove viene fatto di tutto, è diventata una storia come Tor Sapienza, perché Tor Sapienza erano 2 anni che si lamentavano dei campi Rom e poi se la sono presa con gli extracomunitari che non c'entravano niente, ma hanno voluto fare una situazione del genere, come tutti sappiamo, e poi come sono usciti i fatti per televisione. Quello che è dispiaciuto, che è successo ieri, è che non è stata presa in considerazione l'operatività del comitato, che poi alla fine è stato il comitato che ha dato la notizia al municipio, perché se voi non sapevate niente fino a venerdì e il comitato venerdì vi ha dato la notizia, vuol dire che il comitato è quella comunità territoriale che sta sul territorio e riesce a dare delle notizie, anche che previene determinate situazioni. E l'assemblea fatta lunedì, che poi non avevo organizzato io, ma liberamente dei cittadini, fatta così, in modo anonimo, davanti all'hotel 1, dove è stata fatta quella manifestazione, non andava fatta, perché è come se era un picchiettaggio davanti a una struttura pubblica. Per cortesia, consigliere, lei. Sto chiamando consigliere. L'ha organizzata lei, la cittadina. Parli a tutto il consiglio, non parli soltanto, per favore. Sto rispondendo. No, deve parlare a tutto il consiglio. Se la cosa... consigliere Cercogno, non le permetto. Per cortesia.
consigliere Cerconi per cosa viene gestita vado alla conclusione. Fare mera politica personale succede al bordello, tanto è vero che quello che avevo preannunciato alla consigliera dello spaccamento che ci sarebbe stato di tutti i cittadini favorevoli e non al comitato oppure a cittadini liberi così solo con una raccolta firme avrebbe dato problemi, gli stessi problemi di Tor Sapienza, perché lì è il problema di tutti, punto. Grazie. No. Tutti abbiamo raccolto le firme del comitato, grazie. Però sentirmi dire a me del comitato non me ne frega niente. Grazie. Guarda, scusate, basta. Grazie. Allora, no, scusate. È finito. Grazie. Scusi, è finito. No, non è finito. No. No, parli a tutto il consiglio, perché c'è ancora un minuto. Allora, signorina, la signora consigliera, dopo, se vuole... ecco. Allora, posso? In virtù di questo fatto che il comitato è stato screditato, quindi sminuito, noi come comitato sabato abbiamo indetto un'assemblea sotto la prefettura. Per chiedere un tavolo, visto e considerato che la politica c'è un percorso che poi si è visto che vi danno notizie notizie non sono mai certe, quindi noi per conto nostro andremo là, gradirei la presenza, cioè che la presenza dei consiglieri di questo municipio comune che non ci sia, perché questa è una cosa di cittadini, punto. Poi un'altra cosa che mi è dispiaciuta, che ieri sera alcuni cittadini, la lettera che io avevo presentato con delle richieste, mi sono sentito dire, ma quella che ha fatto il comitato non conta niente. E non è bello così. Allora annuncio pure un'altra cosa, che forse in settimana ci sarà una manifestazione pacifica, chiaramente, di tutti i comitati in questo consiglio, per dare la giusta, diciamo, per riconoscere quello che fanno i comitati, e se il consiglio c'è ancora intenzione di collaborare con i comitati, che nascono laddove c'è carenza e disagio. Grazie. Grazie. Allora, noi apriamo il consiglio. Allora, siamo al dichiarazione di voto. Consigliere Matronova. No, per cortesia. No, fuori consiglio. Quindi non esiste il fatto personale. Allora, siamo a dichiarazione di voto. Allora, chi vuole fare dichiarazione di voto? Consigliere Matronova, prego. Allora Presidente, quello che ho ascoltato adesso diciamo che mi ha un po' infastidito, mi dispiace pure che il consigliere che Cetrone è stato un ex consigliere, cioè dire che la politica non dice la verità, perché quello è il senso, e insomma non è... Ieri la politica c'era perché tutti sono stati chiamati, tu hai chiamato i tuoi, qualcuno ha chiamato noi, e di sentire però siamo a dichiarazione di voto, parli a tutto il consiglio, parli a tutto, non esiste fatto personale con un cittadino, adesso ho richiamato il regolamento, allora, non esiste non la parola, siamo in dichiarazione di voto, quindi parli a tutto il consiglio, dichiarazione di voto, allora, per cortesia, ha dato la parola a un cittadino, pertanto il cittadino ha detto fuori consiglio perché stava registrando. Il cittadino ha detto delle cose che non vanno bene, perché ha detto che la politica sapeva ma non ha detto, ma non è vero, perché la politica si è informata e le istituzioni hanno detto che non sapevano, cioè quelli che sono venuti al tavolo della commissione e del consiglio. Primo. Secondo, poi indire una manifestazione e dire i consiglieri non possono intervenire. Ma noi ieri tutta quell'acqua che abbiamo preso, ma perché l'abbiamo presa? Perché ci piaceva? Ci dovevamo fare la doccia? No, se ci dovevamo fare la doccia, io me la facevo a casa. No. Allora, per cortesia ve lo chiedo, siamo in dichiarazione di voto, d'accordo? Facciamo la nostra dichiarazione di voto. C'ho 3 minuti, posso dire quello che vabbè, mi... su. 3 minuti. Oh, allora voglio dire, no? Se si dice... Siccome c'è la dichiarazione di voto, giustamente, mi ha parlato un cittadino, ha sospeso il consiglio, è giusto che io richiamo quello che ha detto il cittadino, perché sennò la mia dichiarazione di voto non c'ha senso. Allora, se il cittadino dice che la politica non gli dà credibilità, se il cittadino dice che non dobbiamo andare alla manifestazione, no? E noi siamo qui alle 3 per i cittadini, la politica sta qui alle 3, ieri ha preso l'acqua,
ieri ci siamo bagnati, oggi siamo ancora qui a discutere una mozione che abbiamo, giusta o non giusta, roba varia. Cioè, ma ragazzi miei, ma c'è qualcosa che non va. Cioè, io non voglio, allora io posso dire che per me il comitato, lo posso dire sinceramente, troppa forza al comitato fa male, perché in questi casi il comitato sta facendo male alla politica, che in questo momento si sta attivando e sta lavorando da diversi giorni, e sta facendo male ai stessi cittadini, perché non si sentiranno con questa dichiarazione il supporto della parte politica. Perché io posso dire, ma che me ne frega, ma che è il problema è mio? Se uno parla così, Cedrone, io dico chiaramente, non me ne può fregare di meno. Perché no, se la politica non ci deve entrare, non ci deve entrare. Le parole, per cortesia. Vado, se la politica non ci deve entrare, ben venga, la politica non c'entra. Allora neanche la mozione si vota oggi. No, non c'entra. Per cortesia, per cortesia. Se la politica, faccio la dichiarazione per cortesia. Se la politica fa lo stesso percorso che fanno i cittadini, insieme ai cittadini, ben venga. Ma se i cittadini, il comitato non spontaneo, credo che sia, no? Per cortesia, parlo di qua. Non è possibile. Il comitato spontaneo. Così, ma no, faccia per cortesia, sono passati anche 4 minuti. Faccia la dichiarazione di voto. Per cortesia. Scusa, vabbè, allora voglio dire, no? Presidente, ma lei sta sottovalutando quello che ha detto il cittadino. Cioè l'ha detto ma che non mi frega niente, a me mi frega. Allora parlo al consiglio. Allora voglio dire. Esatto, oh. Non è possibile. Mi sono passati 5. Allora ritorno indietro, allora ritorno alla dichiarazione di voto. È serio, su. Allora il problema, io sono serio, non sono mai stato serio come oggi. Perché per me questa mozione è nata proprio perché è scoppiato il casino ieri. Sia bene che è scoppiato, non è scoppiato, quello che ci pare. Però è scoppiato perché la politica si è vista un momento divisa, ma in un altro momento è stata unita. Stata unita perché penso che l'obiettivo di tutti sia quello di arginare eventuali... eventuali trasferimenti in questo municipio. Pertanto... Non so se voi vi ricordate, qualcuno ha anche detto giustamente, vogliamo che il municipio sia informato. All'altra consigliatura, via Schiavonetti, ci è piovuto all'improvviso. 100 ne sono arrivati all'improvviso di notte e nessuno sapeva niente. Le istituzioni qua presenti, c'era il consigliere, era consigliere, non sapeva nulla. Quindi significa, sono due le cose, o sanno, tutti sanno e nessuno dice... O tutti effettivamente non sanno, lo sanno soltanto. Madonna, perché io le tolgo la parola. Per cortesia, faccia l'ultimo avviso, faccia dichiarazione di voto. Lei sta facendo un ulteriore intervento. Per cortesia, non è possibile. Allora, oggi c'è il suo nuovo, le tolgo la parola. Presidente, come fa a dire che questo non è attinente alla mia dichiarazione di voto? Sono passati sei minuti è un conto, ma che lei mi dice che non sto in dichiarazione di voto? Sono altre cose, no? E ha fatto bene, però non mi dica che la mia dichiarazione di voto non è attinente a quello che sto votando. No, lo sto dicendo, sono passati 6 minuti. Mi faccia la cortesia, mi faccia il piacere. Meglio funziona l'orologio, Presidente. Comunque detto questo ci ho tenuto a precisare che non è così, è andata male e quando succedono queste cose va male, ci sono le spaccature che se si rompe il vaso, io lo dico sempre, lo puoi anche riparare ma sempre il vaso rotto è. Quindi state attenti a quello che fate su questa situazione, non strumentalizzate né destra né sinistra né centro. Siamo uniti, almeno per questa volta, su queste cose e forse un obiettivo possiamo raggiungerlo. Ma non cominciamo a fare io comitato sì, tu no, io no, non si può fare. La dichiarazione di voto? Sì. Allora, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano, 3 minuti per cortesia. Sì, però mi fa uscire il consigliere Madrona, se no mi fa così. Mo si è preso 6 minuti, si è preso pure il tempo mio. Allora. Credo che la capacità di essere sintetici sia una cosa eccezionale. Non è sempre facile. In tutte ha ragione il Presidente, ma non è sempre facile. Allora, certo. Allora, volevo aggiungere nel dire appunto che Fratelli d'Italia è favorevole, come penso tutti i vari componenti di quest'Aula dei partiti. Volevo aggiungere e approfittavo della dichiarazione del fatto che andando quindi in prefettura, secondo me
se scioglie la matassa, e si può chiedere anche se effettivamente possiamo anche prevenire, perché si può chiedere se c'è in pentola, se bolle in pentola qualche altra cosa, perché invece di sentire poi o del Petra o del Giovannino Michelino, può darsi che sappiamo da loro che c'è qualcosa in programma e possiamo tamponarlo. Mi dispiace che sul territorio questa cosa sia arrivata appunto a una struttura privata, col fatto anche che potremmo anche intervenire, lo dico anche in modo simpatico, il municipio potrebbe intervenire e dare una mano all'hotel Cinecittà, perché invece di diciamo prestarsi completamente a questa situazione, potrebbe sfruttare il fatto che arriveranno tra breve tre grandi produzioni di cinema americani agli studi di Cinecittà, quindi sono attaccati, e quindi avere una mano, quindi l'amministrazione e la politica può dare una mano alla fase imprenditoriale del territorio, per dire, andando con un collegamento, con un protocollo agli studi, dicendo appunto di tenere presente, di far lavorare ovviamente le strutture recettive che sono sul territorio, e quindi convincere anche forse la proprietà di non, insomma, no, dedicarsi su questa strada e portare avanti l'altra che è imminente e con la quale poi io so, ho saputo, ha sempre comunque lavorato e... No, aspetta, stanno a parlare i due collegati. Il patto del Nazareno sta lì, eccolo. E comunque può darsi, quindi consigliare alla struttura della città di aiutarli, no, come municipio, per prendere accordi con studi di città, che comunque ne potrà solo che beneficiare stando a 25 cm di distanza dagli studi. So che nei tempi trascorsi è sempre stato questo, quindi potrebbe avere continuità. No, questo per sensibilizzare appunto anche la proprietà, che non sappiamo fino a dove, a che punto è stata costretta oppure si è prestata, però per togliere i dubbi, ok, potrebbe anche la proprietà potrebbe aiutarci a capire, e noi potremmo aiutare la proprietà per dargli comunque un risvolto nei confronti degli studi di città, per avere appunto come forza di struttura alberghiera. Questo però non lascia e non ci fa dimenticare che dobbiamo essere presenti. Io ho detto, non si fanno le corse, cerchiamo appunto, come è stato detto, di essere uniti su questo problema, e tenendo presente che se questa cosa riusciamo a tamponarla, significa che possiamo avere la nostra dignità di municipio e dare ed essere veramente poi, come si dice, funzionari a quello che effettivamente, no, la gente ci chiede, perché è difficile in questo consiglio, in questo ultimo anno si è fatto poco e nulla. Se su questa cosa riusciamo a dare un segnale di compattezza verso chi di dovere, verso le istituzioni, diciamo, superiori, ci troverà anche come messaggio sul territorio, perché poi anche i comitati di quartiere, che abbiamo votato qui in quest'aula come linee guida, hanno la loro funzione, i cittadini aiutano i comitati e associazioni a noi, se veniamo tutti aiutati funziona, se no no. Favorevole Fratelli d'Italia, grazie, favorevole. Grazie. E per fatto personale poi... Consigliere Lardaga, fatto prova. Personale domani. Consigliere Lardaga, prego. Ci ho provato un bel tetteno. Grazie Presidente, molto brevemente, come di consueto, voteremo ovviamente favorevolmente a quest'atto, e favorevolmente per un motivo, perché è un atto che ci sembra che vada nella direzione di non cavalcare allarmismi, non sfruttare la pancia delle persone e dei cittadini, ma ragionare con la testa di tutti, come mi sembra che si sta cercando di fare, e tutti gli interventi sono stati in questa direzione. Sono un po', non so come dirlo, ma vorrei dirlo con molto affetto a chi mi ha preceduto. Io vorrei però che, proprio perché parliamo alla testa e proprio perché parliamo di un argomento importante e parliamo di persone, ecco, magari si evitasse in futuro di fare associazioni con immondizia e rifiuti rispetto a questi argomenti. Io, insomma,
ripeto, lo dico davvero senza polemica e con affetto, spero che sia stato solo una metaforica disattenzione e non un lapsus freudiano, però ricordiamoci sempre che parliamo di persone che starebbero volentieri a casa loro, credo, se non avessero esigenza, necessità e gravi problematiche che li spingono a rischiare la vita nei nostri mari. Grazie. Consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente. Il Partito Democratico è ovviamente favorevole, solo una distinzione. Quello che fa il comitato è giusto quello che fa il comitato, insomma sono cittadini che sono liberi di radunarsi, incontrarsi e intraprendere le strade che meglio credono. Qui dentro siamo un'aula consigliare, quindi l'aula consigliare intraprende una strada con un atto di indirizzo e quindi segue quella. Se ci si chiede, perché probabilmente forse qualche cosa di sgangherato c'è stato, noi responsabilmente continuiamo la nostra strada. Continueremo la nostra strada, che è quella che insomma ci ritrova qui a condividere alle 3 di pomeriggio, non perché non ce ne frega niente, però cercando di metterci in sintonia, ma non sovrapponendoci, noi facciamo il nostro, i cittadini fanno quello che ritengono opportuno, se lo ritengono opportuno si incontreranno anche con le istituzioni e involontariamente l'abbiamo anche fatto, perché in quella lettera che io ieri ho avuto modo di vedere poi erano le istanze che avevamo chiesto noi in una mozione, quindi forse se noi e loro riusciamo contemporaneamente e contestualmente ad avanzare magari secondo canali diversi o secondo quelli con i quali siamo noi preposti a fare e loro decidono di fare autonomamente altro, penso che forse è un modo sano della politica di dare una risposta e anche un modo costruttivo per dire a una parte di cittadinanza che se lo vorranno, se ne avranno bisogno, c'è una parte politica che invece se ne sta occupando. Quindi io vi ringrazio per quello che state facendo. Dichiarazione di voto? Favorevole. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Che dice il patto del Nazareno? Ma volete sentire la giunta? Volete sentire la giunta? Mettiamo in difficoltà le segretarie, per cortesia. Ognuno si guarda i panni sporchi in famiglia. Allora, facciamo la controprova, chi è contrario? Nessuno si astiene? Ma trovo si astiene? Chi si astiene? Alzi la mano. Quindi favorevoli con 15 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, la mozione è approvata. Consigliere Gigliano, lei ha fatto il patto con la Fontino.